Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di Motore Sanità. Oggi parliamo di PNRR, ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare tra bisogni irrisolti, innovazione e nuove necessità organizzative. A parlare con noi di questa tematica ci sarà Carlo Picco, direttore generale ASL Città di Torino, Franco Ripa, responsabile programmazione sanitaria e sociosanitaria, vicario direzione sanità e welfare regione Piemonte, Alessandro Stecco, presidente quarta commissione regionale sanità e assistenza sociale regione Piemonte, Giulio Fornero, che è seduto qua di fianco a me, della direzione scientifica di Motore Sanità, Giuseppe Patti, direttore di cardiologia, direzione universitaria, dipartimento toraco cardiovascolare, ospedale maggiore della Carità di Novare, professore ordinario, Università del Piemonte Orientale, Francesco Saverio Mennini, professore di economia sanitaria e economia politica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e presidente SITA. Nella tavola rotonda, che si soffermerà in particolare sulle regioni Piemonte e le regioni Liguria, ci saranno Eleonora Cerutti, farmacista ospedaliero dell'Ordine Mauriziano di Torino, Paola Crosasso, direttore farmacia ospedaliere ASL Città di Torino, Gaetano Maria De Ferrari, direttore di cardiologia della Città della Salute e della Scienza di Torino, Sebastiano Marra, direttore del Dipartimento di Cardiologia Villa Pia Hospital di Torino, Giuseppe Musumeci, direttore cardiologia dell'Ordine Mauriziano di Torino, Alessia Pisterna, responsabile farmacia ospedaliera Ospedale Maggiore della Carità di Novara, Ferdinando Barbella, direttore di cardiologia dell'ASL TO3 Presidio di Rivoli, Marco Bessero, direttore farmacia territoriale ASL 2 Savona, Alberto Menozzi, direttore struttura complessa di cardiologia ASL 5 Liguria e il presidio ospedaliero del Levante, Ospedale Sant'Andrea di La Spezia, Marcello Montefiori, professore ordinario del Dipartimento di Economia Università di Genova, Michele Orlando, direttore sanitario di Alisa, Livia Pisciotta, professore associato Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università di Genova, Italo Porto, direttore di Cardiologia e Clinica delle Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Quindi possiamo partire con i lavori, con i saluti delle autorità e darei la parola al direttore Picco e poi al presidente Stecco. Il direttore Picco non lo sentiamo. Mi sentite? Adesso sì. Sì. Sì, buongiorno a tutti. No, dicevo, se il presidente Stecco, ho sentito che ha fretta, se vuole anticipare. Presidente Stecco? No, no, va benissimo, prima il dottor Picco, va benissimo, grazie. Grazie a te. Allora, intanto grazie per l'invito e grazie anche per il tema, perché voglio dire, in una grande ASL come la nostra, dove insomma attorno ai presidi ospedalieri di primo e secondo livello c'è un territorio piuttosto vasto dove le malattie croniche vengono affrontate con i PDTA in maniera anche multidisciplinare. È chiaro che un occhio alla prevenzione è assolutamente fondamentale, e questo tema del eccesso di colesterolo e delle relative azioni da mettere in campo per ridurlo è proprio il classico tema che costituisce una sfida importante in un settore di programmazione che possa dare dei risultati a lungo termine. Noi sappiamo che l'equilibrio tra la spesa farmaceutica e il beneficio invece poi di avere una minor possibilità di sviluppare complicanze in ambito cardiovascolare in particolare
ma non solo, ci mette sempre in una condizione di difficile contesto, perché noi abbiamo la nostra durata, la nostra programmazione, che è gestita in genere su 3-5 anni. Vorremmo vedere i risultati subito, vorremmo vedere le economie subito, ma poi ci rendiamo conto che questa azione è un'azione di corto respiro che non porta poi quei benefici attesi. Quindi bisognerebbe avere una visione più ampia, una visione che magari azienda zero, essendo una struttura nuova di coordinamento deputata anche a dare una spinta innovativa, diciamo, a tutta la regione nell'ambito sanitario, può e deve avere, e che quindi facendo degli studi epidemiologici a sostegno della sostenibilità di determinate terapie, può dirci che sicuramente una terapia precoce dell'ipercolesterolemia può evitare tutta una serie di interventi molto più costosi in una fase successiva. Gli stili di vita ovviamente sono anche molto importanti, su questo stiamo lavorando, perché stiamo lavorando anche a livello di azienda zero su un progetto di attività fisica, diciamo, prescritta dai sanitari, che possa essere gestita dagli enti del territorio pubblici e privati in un contesto di prezzo calmierato, e questo potrebbe dare a molti l'occasione di utilizzare le varie strutture che ci sono sul territorio per lavorare su degli stili di vita sani. Sappiamo anche che gli stili di vita sani, la dieta, l'attività fisica riducono il colesterolo nel sangue, ma lo fanno in maniera non drastica, non sostanziale, quindi molte volte bisogna accompagnarsi col farlo. Quindi queste sono le considerazioni che vogliamo fare, molto concrete, che vogliamo portare avanti per gli studi di sostenibilità, di piani di fattibilità della spesa farmaceutica. Li stiamo facendo, c'è il dottor Heimann che è molto attivo su questo filone, abbiamo già presentato al settore alcune proposte, al settore regionale, quindi siamo impegnati in questo contesto che deve avere un occhio, diciamo, alla macroeconomia regionale, un occhio alla clinica e ai benefici clinici. Credo che noi abbiamo professionisti per tutte e due queste visioni, e quindi le metteremo insieme e cercheremo di farle. Grazie mille, dottor Picco. Presidente Stecco, prego, a lei la parola. Grazie, saluto. Intanto ringrazio il Motore Sanità, saluto il direttore scientifico e la moderatrice, il saluto il dottor Picco e tutti i presenti. Il tema dell'ipercolesterolemia e dell'organizzazione, no, che è molto collegato all'organizzazione naturalmente sanitaria. Vedo che in programma c'è anche intervento del dottor Ripa, non so se si collegherà, e quindi nel caso sia collegato saluto anche lui, che si occupa appunto della programmazione sanitaria per l'assessorato. Ecco, il tema del fattore di rischio, ipercolesterolemia e della scarsa aderenza terapeutica che viene appunto riscontrata, è un tema importante. Ecco, l'ipercolesterolemia è uno di quei fattori di rischio cardiovascolare noti, ben concretamente noti, ma anche ben concretamente abbattibile ed eliminabile previo ovviamente terapie mirate, no? E farmacologiche, e stili di vita anche. Quindi c'è un problema che è sicuramente quello di aumentare l'aderenza terapeutica, ne parlerete sicuramente nelle due tavole rotonde che ho visto molto interessanti nel programma. E contemporaneamente c'è il problema di continuare a cercare di svolgere questo cambiamento dei paradigmi nell'organizzazione sanitaria, che è in corso, questo cambiamento che prevede una maggiore centralità
fulcro sostanzialmente del sistema ospedale-territorio, farlo funzionare veramente dopo tanti anni, quindi grazie anche alle rivoluzioni che si stanno affacciando in materia, che sono sia il PNRR sia il e quindi con una maggiore strutturazione nel territorio, sia la recente normativa del DM77, che tra l'altro lunedì in commissione avremo modo di trattare, e la sua, ovviamente, il passaggio in commissione per la parte regionale del Piemonte, senza rinunciare, e questo è quello che sta facendo la Regione Piemonte su nostra iniziativa, grazie ad aver, diciamo, avendo creato Azienda Zero, ottimamente diretta da Dottor Picco, senza rinunciare a quei capisaldi che servono sempre di più, che sono la digitalizzazione, che sono la maggiore prossimità delle cure attraverso anche strumenti moderni e innovativi, e quindi andando a cercare di colmare quei gap che evidentemente ancora ci sono. Abbiamo parlato anche del fatto che, appunto, su questo tema di stretta correlazione con rischio cardiovascolare è necessario chiaramente fare ancora di più. E chi sta lavorando molto bene naturalmente in questo campo, ma con queste diciamo evoluzioni e rivoluzioni che si stanno affacciando sulla sanità, potrà lavorare ancora meglio, è il binomio medico di famiglia e MMG, chiaramente, insieme allo specialisti ospedalieri e ambulatoriali. E questo binomio permette di fare sempre se valorizzato e sempre più, diciamo, cercato o anche messo in condizione di lavorare anche attraverso tecnologie innovative e sanità digitale, per colmare magari delle carenze che ci sono in ambito di personale e risorse umane. Permette di potenziare la medicina di iniziativa, che è proprio in questo particolare settore, quello cardiovascolare, quello dell'ipertensione, quello dei fattori di rischio del genere, e le prevenzioni primarie e secondarie. A questo riguardo, infatti, è in corso anche una valutazione di un potenziamento, per esempio, dell'epidemiologia regionale, perché non si può lavorare senza una epidemiologia forte e che dia dei risultati, naturalmente dei dati, delle valutazioni a chi deve poi fare l'erogazione o il coordinamento o la programmazione sanitaria. Grazie a tutti e buon convegno. Grazie Presidente Stecco per questa panoramica di quello che sta succedendo e accadrà in Piemonte, quindi darei la parola a Giulio Fornero per l'introduzione di scenario. Grazie. Carlo Picco e Alessandro Stecco non si sono limitati a un intervento di saluto, ma sono già entrati nel merito dei temi che vengono discussi nell'evento di oggi. Avanti. Conosciamo tutti i dati sulla mortalità per malattie cardiovascolari e di quanto incida la questione, il problema dell'ipercolesterolemia, perché qui si tratta di uno tra i più importanti fattori di rischio, ma addirittura fattori causali di malattia cardiovascolare, causando per il Servizio Sanitario Nazionale un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme. Fattori di rischio sono già stati richiamati anche da Carlo Piccola: gli stili di vita, il sovrappeso, l'obesità, malattie come il diabete, e poi il colesterolo LDL tende a aumentare con l'età, soprattutto fra le donne. Poi ci sono le forme di ipercolesterolemia familiare, la forma eterozigote e la forma omozigote. Il problema aperto è che su un così elevato numero di pazienti ad altissimo rischio, l'80% non raggiunge il target indicato dalle più recenti linee guida internazionali, e questa situazione si è aggravata durante la pandemia per minori controlli, mancate diagnosi, perdita di aderenza. Allora, a che cosa è dovuto questo? A intolleranza
alle statine, perché c'è il mancato raggiungimento degli obiettivi terapeutici, perché c'è questa mancata aderenza alle prescrizioni terapeutiche. Le linee guida della Società Europea di Cardiologia hanno indicato la necessità di ridurre drasticamente le LDL per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, ma recenti dati nei pazienti a rischio cardiovascolare molto alto hanno evidenziato un raggiungimento molto parziale del target LDL nei pazienti. Allora viene da chiedersi che cosa si possa aggiungere in termini di terapie e di aderenza alle terapie oggi, partendo da questa analisi real world, mantenendo la sostenibilità. I quesiti per il panel di esperti: quali per l'ipercolesterolemia, quali bisogni insoddisfatti tra efficacia, tollerabilità e target da raggiungere, come colmare il gap tra real world e indicazioni delle linee guida, piano nazionale di ripresa e resilienza e riorganizzazione dei servizi, quali i ruoli rispettivi dell'ospedale e dei servizi sanitari territoriali, dall'impostazione del percorso assistenziale alla terapia, al monitoraggio, al follow-up, come implementare la comunicazione interdisciplinare e l'organizzazione della filiera, telemedicina, cartelle condivise, team di supporto territoriale, patient support program o cos'altro. E poi l'innovazione, la personalizzazione delle cure, la scelta dei pazienti appropriati, la corretta terapia ipocolesterolemizzante vista dal medico di medicina generale, dallo specialista ospedaliero, la nota 13, appropriatezza e accesso alle terapie, è ancora uno strumento efficace attuale? Incominciamo con la relazione introduttiva del professor Giuseppe Patti, che è direttore della cardiologia e del dipartimento dell'azienda ospedaliera universitaria di Novara. Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare, quali nuove opportunità di cura, quale accesso, quali bisogni organizzativi. Professor Patti, a te. Grazie, buongiorno a tutti. Mi dite se le diapositive le vedete? Sì, sì. Allora, grazie per la presentazione, grazie a tutti per la presenza in questo evento sicuramente stimolante e sicuramente utile anche per, soprattutto per noi clinici. Un ringraziamento anche per il ruolo di introduzione riguardo gli argomenti che cercheremo di condividere oggi. Nei prossimi 10 minuti, poco più, io vorrei condividere appunto alcuni concetti fondamentali, concetti di base che fondano poi il nostro approccio al paziente con elevati valori di colesterolo LDL. Si parla di dislipidemia, ma soprattutto oggi ci focalizzeremo sul paziente dislipidemico in termini di elevati valori di colesterolo, evidentemente elevati valori di colesterolo LDL. Perché siamo focalizzati molto su questo aspetto? Perché questa è una meta-analisi famosissima in cardiologia e medicina interna che ha correlato la riduzione dei valori di colesterolo LDL con la riduzione di eventi cardiovascolari a destra, eventi cardiaci specifici a sinistra. Vedete che c'è una correlazione lineare tra riduzione di colesterolo LDL, questi erano studi che hanno utilizzato soprattutto le statine, c'è una correlazione lineare tra riduzione del colesterolo LDL e riduzione di eventi cardiovascolari, e questo si verifica anche per valori bassi di colesterolo LDL. Anche quando raggiungiamo dei valori bassi di colesterolo LDL, 20, 25, 30 mg/dL, è mantenuta la correlazione lineare, cioè la
prevenzione cardiovascolare mantenuta anche quando raggiungiamo dei valori così bassi di colesterolo LDL. Non c'è quindi nessun appiattimento della curva, non c'è nessun effetto J, effetto U, nessun plateau quando raggiungiamo dei valori bassi di colesterolo LDL, a differenza, come noi sappiamo, di quello che si verifica per esempio nei pazienti diabetici per l'emoglobina glicata, per la glicemia o anche nel paziente iperteso per valori bassi di pressione arteriosa, si perde l'efficacia in termini di riduzione di eventi cardiovascolari. Questo non si verifica per il colesterolo LDL. Per il colesterolo LDL vale l'assunto the lower is the better. Bisogna andare giù, perché quanto più giù andiamo con il colesterolo LDL, tanto maggiore avremo una protezione cardiovascolare. Quali sono i pazienti in cui focalizzarci? Quali sono, cioè, i pazienti in cui la riduzione di eventi cardiovascolari e maggiori attraverso delle terapie ipolipemizzanti che riducono il colesterolo LDL? Sicuramente il paziente che ha elevati valori basali di colesterolo LDL, quanto più alto è il livello di partenza del colesterolo LDL, tanto più margine noi abbiamo di ridurre gli eventi cardiovascolari attraverso la riduzione del colesterolo LDL. Un altro concetto fondamentale si riferisce alla potenza, tra virgolette, delle nostre strategie ipolipemizzanti. Quanto più ovviamente agiamo con delle strategie che riducono il colesterolo LDL in maniera potente, in maniera intensiva, tanto più riduciamo gli eventi cardiovascolari, appunto secondo il concetto che the lower is the better. Questa è un'altra slide che introduce a questo punto il concetto anche di rischio clinico nel paziente che ha elevati valori di colesterolo LDL. In giallo abbiamo pazienti in prevenzione primaria, dislipidemici senza storia cardiovascolare. In celestino abbiamo i pazienti in prevenzione secondaria, pazienti cronici con un pregresso stroke o un pregresso infarto miocardico. In rosso i pazienti ricoverati per un infarto miocardico acuto, cioè un evento cardiovascolare in fase acuta. Vedete che sempre quando consideriamo nell'asse orizzontale i valori di colesterolo LDL, nell'asse verticale l'incidenza di eventi cardiovascolari, quanto più il paziente ha un alto rischio clinico, tanto maggiore sarà la pendenza della curva di riduzione di eventi cardiovascolari riducendo il colesterolo LDL. Cioè, a parità di riduzione del colesterolo LDL, se siamo in prevenzione primaria, la riduzione assoluta di eventi cardiovascolari sarà minore, tale riduzione a parità di diminuzione di LDL colesterolo incrementerà, sarà maggiore se passiamo dalla prevenzione primaria alla prevenzione secondaria, e il beneficio assoluto sarà ancora maggiore se parliamo di un paziente con elevati valori di colesterolo LDL ricoverato per un infarto miocardico acuto. Quindi il paziente che trae maggior beneficio dalla riduzione del colesterolo LDL, il paziente che parte con elevati valori o molto elevati valori basali di LDL, che ha un elevato rischio clinico, per esempio per comorbidità o per esempio per una sindrome coronarica acuta, e il paziente in cui utilizziamo delle strategie aggressive, tra virgolette, che portano il colesterolo LDL a valori bassi. Noi sappiamo che dobbiamo ragionare in termini target di colesterolo LDL. Queste sono le indicazioni conosciute della Società Europea di Cardiologia. Tanto maggiore è il rischio clinico del paziente dislipidemico, tanto più basso deve essere il valore target, cioè il valore desiderabile in cui portare il colesterolo LDL. Vedete, se un paziente ha in prevenzione primaria, cioè senza eventi cardiovascolari, ha un rischio cardiovascolare basso, 1%,
il suo target di colesterolo LDL deve essere 110 mg di cilitro. Tanto più aumenta il rischio cardiovascolare, tanto più si riduce il valore target desiderabile di colesterolo LDL fino a raggiungere i famosi 55 mg di cilitro di LDL, che deve essere il target in un paziente che ha già avuto un evento cardiovascolare, o il target ancora più ambizioso, ancora più basso, di 40 mg di cilitro se il paziente ha eventi cardiovascolari multipli in un arco di tempo ristretto di 2 anni. Quindi è importante il concetto, non soltanto il concetto di target di colesterolo LDL, ma in base al paziente che abbiamo, in base a qual è il valore LDL di colesterolo nel paziente che ci troviamo davanti, è importante andare a valutare qual è la distanza in quel singolo paziente dal target di colesterolo LDL. O meglio, quant'è la riduzione relativa di colesterolo LDL con le strategie ipolipemizzanti che abbiamo a disposizione per portarlo a target. Se il paziente, per andare al suo target tailorato in base al suo rischio cardiovascolare, deve avere una riduzione del colesterolo LDL fino al 65%, è ragionevole una strategia con statina potente ad alte dosi più ezetimibe che lo porterà a target, perché noi sappiamo che per ogni strategia ipolipemizzante abbiamo una riduzione relativa attesa, ipotizzabile, di colesterolo LDL. Ma se noi abbiamo un paziente che ha dei valori di base così elevati, per cui per andare a target deve subire una riduzione superiore all'80% di colesterolo LDL, questo è un paziente in cui noi già a priori sappiamo che una strategia con statina anche potenti ad alte dose, anche aggiunta ad ezetimibe, non lo porterà a target, ma per ridurre il colesterolo LDL dell'85%, l'unica strategia che lo porterà a regime sarà una strategia in cui la statina associata all'ezetimibe deve essere ulteriormente associata ad un trattamento con inibitori del PCS e PCSK9. Ovviamente non portare il paziente a target di colesterolo LDL lo espone ad un incremento di rischio cardiovascolare. Questo incremento di rischio cardiovascolare è tanto maggiore quanto maggiore è il profilo di rischio basale del paziente. Vedete che non portare a target di colesterolo LDL un paziente in prevenzione primaria lo espone al rischio del 4%, viceversa non portare a target di colesterolo LDL un paziente ricoverato per un infarto miocardico acuto, quindi subito dopo un evento infartuale acuto, non portarlo a target lo espone ad un rischio di nuovi eventi cardiovascolari ben più alto rispetto al 4%, 3 volte più alto, 12%. Quindi se ovviamente dobbiamo portare auspicabilmente in tutti i pazienti a target di colesterolo LDL, questo è ancora più vero nel paziente che ha un alto rischio clinico, però perché sicuramente è ancora meno ammissibile non portare a target un paziente ricoverato per un infarto miocardico con rischio cardiovascolare molto elevato, perché questo, se non lo portiamo a target, lo esporrebbe ad una ricorrenza di eventi sicuramente con un'incidenza molto elevata. Alla luce di quanto abbiamo detto, noi abbiamo delle nuove strategie terapeutiche, conosciamo, li usiamo tutti gli inibitori PCSK9, rapidamente sappiamo come agiscono, inibiscono il PCSK9, che è una sostanza, una proteina che a livello intracellulare epatico catabolizza l'eliminazione intracellulare, la degradazione intracellulare del recettore per il colesterolo LDL. Quindi quando abbiamo PCSK9 viene degradato più recettore, quando andiamo a inibire il PCSK9 con gli anticorpi monoclonali, aliroconab ed
evolocumab, andiamo ad inibire la degradazione del recettore LDL sulla superficie dell'epatocita, che quindi verrà più a lungo maggiormente espresso sulla superficie della cellula, e quindi essendo più espresso il recettore ci sarà una maggiore clearance del colesterolo LDL dal circolo, e quindi si ridurranno i valori di colesterolo LDL circolanti. Sappiamo che gli inibitori PCSK9, alirocumab ed evolocumab hanno in maniera consistente, cioè senza una variabilità interindividuale, determinano una riduzione importante del colesterolo LDL, in media 60% di riduzione relativa. E gli studi di fase 3 con entrambi gli anticorpi monoclonali hanno evidenziato che anche quando portiamo a da 90 braccio placebo degli studi randomizzati a 30 mg decilitro il colesterolo LDL con evolocumab o alirocumab, anche quando il paziente va a 30 di colesterolo LDL mg decilitro, anche per valori così bassi vale il concetto di the lower is the better, cioè si mantiene la riduzione relativa ed assoluta di eventi cardiovascolari. Quindi si mantiene il beneficio, e tanto più il paziente va giù al di sotto dei 40, 30, 20 di colesterolo LDL, tanto più è mantenuta la riduzione relativa di eventi cardiovascolari. Questo beneficio con l'inibitore PCSK9 è proporzionale in termini di diminuzione assoluta di eventi avversi cardiovascolari, e proporzionale al rischio basale del paziente. Vedete che quando consideriamo l'NNT, number needed to treat, l'NNT è praticamente il proxy che identifica la riduzione assoluta di eventi cardiovascolari con qualsiasi trattamento. NNT, number needed to treat, in pratica è il numero di pazienti da trattare con un farmaco per avere un evento cardiovascolare in meno. Gli studi con l'evolocumab, il Fourier ci ha detto che se nella popolazione globale bisogna trattare 50 pazienti con evolocumab rispetto a placebo, portandolo il colesterolo LDL a 30 per avere un evento cardiovascolare in meno, 50 pazienti, quando abbiamo un paziente con alto rischio clinico, per esempio un paziente con diabete mellito, paziente con vascolopatia periferica, oltre alla dislipidemia, paziente con infarto miocardico recente, con infarti miocardici multipli, con malattia multivasale, vedete che si riduce il numero di NNT, si riduce il numero di pazienti da trattare con, in questo caso, evolocumab, per avere un evento cardiovascolare in meno. Fino ai pazienti che hanno una predisposizione genetica all'aterosclerosi, vedete, in cui basta trattare soltanto 25 pazienti portando il suo colesterolo a 30 per avere un evento cardiovascolare in meno. E quando abbiamo pazienti con un elevato rischio clinico, per esempio i pazienti a sinistra con malattia coronarica multivasale rispetto a destra, i pazienti con malattia coronarica non multivasale, vedete che nei pazienti a più alto rischio con malattia multivasale le due curve di incidenza di eventi tra evolocumab e placebo a favore di evolocumab tendono a divergere molto precocemente, già dopo i primi mesi di trattamento. Viceversa le curve, quindi il beneficio è più tardivo, le curve tendono a divergere più tardivamente a vantaggio dell'inibitore PCSK9 quando abbiamo un paziente a più basso rischio, per esempio un paziente senza malattia multivasale coronarica, oppure similarmente è stato osservato per il paziente, per esempio, non diabetico rispetto al diabetico, senza insufficienza renale rispetto al paziente con insufficienza renale, un paziente senza concomitante PAD rispetto al paziente che ha PAD concomitante. Qual è il principio che governa la riduzione di eventi cardiovascolari? È che quando riduciamo il colesterolo LDL, riduciamo la progressione della placca coronarica in termini di incremento volumetrico, di incremento delle dimensioni della placca coronarica, e per valori
bassi, al di sotto di 70-60 mg decilitro di colesterolo LDL in maniera lineare, riducendo oltre questi valori il colesterolo LDL, osserviamo una regressione della placca coronarica, cioè non soltanto la placca coronarica non aumenta, ma progressivamente, anzi nel tempo, tende a ridursi di volume ed si caratterizza con degli aspetti di stabilizzazione della placca in senso protettivo verso un infarto miocardico. Il classico indice benefico di stabilizzazione della placca che caratterizza un minor rischio di infarto miocardico è una placca che ha un cappuccio fibroso più spesso, e questo è esattamente quello che si verifica quando raggiungiamo dei valori molto bassi di colesterolo LDL. Adesso sappiamo che si sia affacciato anche inclisiran alla nostra disponibilità clinica, che si caratterizza con una modalità affascinante anche di azione, i cosiddetti SIRNA. Praticamente l'inclisiran agisce selettivamente a livello dell'epatocita, quindi entra specificatamente solo all'interno dell'epatocita, va a mimare l'RNA messaggero per la sintesi ribosomiale del PCSK9. Questa interazione con l'RNA messaggero nativo da parte di questo SIRNA dell'inclisiran determina una degradazione intracellulare dello stesso RNA messaggero per il PCSK9, quindi meno PCSK9 viene sintetizzato a livello citoplasmatico all'interno dell'epatocita, e la conseguenza è quindi che si determinerà una minore degradazione del colesterolo, del recettore per il colesterolo LDL, e di nuovo, un po' come gli anticorpi monoclonali, l'esito sarà maggiore recettore espresso sulla superficie per l'LDL dell'epatocita e minor il valore di colesterolo LDL circolante. Inclisiran sappiamo che ha il vantaggio di essere somministrato due volte l'anno, ha una durata di azione di circa 6 mesi, quindi può guadagnare spazio in termini di maggiore aderenza, perché riduce in maniera consistente di circa il 50%. Però ringraziamo le persone che stanno continuando a seguirci anche su Facebook. Nel giro di un minuto riprendiamo subito i lavori. Da tempo che il professor Patti si ricollega, direi che possiamo partire con la tavola rotonda e iniziamo a parlare. Per cui direi che possiamo andare in ordine alfabetico e inizierei a dare la parola a Eleonora Cerutti, se è collegata. Eleonora Cerutti la vediamo, ma non la sentiamo. Niente. Paola Crosasso, vediamo delle persone. Ci sono, mi sentite? Io la sentiamo benissimo. Vai Paola, perché purtroppo nella situazione che si è creata. Va bene. Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il tema che viene trattato oggi è un tema molto, molto sentito. Proprio in questi ultimi mesi tra noi farmacisti ospedalieri, proprio perché l'ipercolesterolemia, soprattutto in questi pazienti così gravi ad alto rischio cardiovascolare, in questo momento rappresenta una patologia sicuramente paradigmatica, proprio per il tema della terapia sempre di più personalizzata. Come abbiamo visto appunto dalla relazione precedente, quanti farmaci nuovi con nuovi meccanismi d'azione siano già in commercio, siano già in pratica clinica, e c'è appunto invece
cioè, c'è altro, ecco, stanno uscendo sempre di più nuovi farmaci, quindi dà la disponibilità ai clinici di selezionare sempre di più delle terapie personalizzate per i pazienti. Questi nuovi farmaci sono tutti farmaci, questi ultimi di cui ha parlato il professore, sono tutti farmaci che attualmente vengono, al momento della registrazione, si definisce che vengano erogati dalle farmacie ospedaliere in distribuzione diretta. E quindi questo ci coinvolge sempre di più noi farmacisti ospedalieri, che sempre di più quindi siamo di fronte anche a questi pazienti, li vediamo quotidianamente, quindi pazienti che sono in trattamento con questi farmaci, periodicamente dopo la visita cardiologica di controllo e di monitoraggio si recano presso le farmacie ospedaliere, vuoi di azienda ospedaliera per il primo ciclo di terapia, vuoi poi invece per la continuità cronica, per la cronicità, presso appunto le farmacie delle ASL. E quindi noi farmacisti ospedalieri, fa molto piacere che ci siano molti colleghi alla tavola rotonda oggi, stiamo proprio lavorando su quello che è il cercare di rendere sempre più fluido quello che è il percorso di presa in carico dei pazienti dal punto di vista della terapia. Proprio perché dobbiamo cercare il più possibile, come è stato detto molto bene, anche un po' il tema della giornata di oggi, garantire il più possibile la corretta aderenza del paziente a questi trattamenti, che sono trattamenti che sicuramente possono portare dei grossissimi benefici di efficacia e anche di riduzione importantissima di rischio cardiovascolare e anche di esiti infausti, ma devono essere ben assunti dal paziente. Cioè il paziente deve avere, dal nostro punto di vista, una grossa formazione, proprio preparazione, anche capire che quella terapia lì è una terapia che gli salva la vita. Probabilmente è una terapia che il paziente, dato che sta bene, no? Non si rende conto, non è come il farmaco per il diabete, che se non lo assume ha immediatamente evidenza, no? Di quello che è la sua malattia. In questo caso probabilmente la non aderenza è un po' legata a questo aspetto. Non si accorge del danno che può causargli il non assumere in maniera corretta questi farmaci, sia che si tratti di farmaci di prima generazione, di prima scelta, così come di seconda e poi di ultima generazione, come questi che gli anti-PCSK9 o nuovi farmaci che stanno via via emergendo. Quindi noi farmacisti abbiamo in mente un po' di idee, che magari poi ne parleranno anche i colleghi, ne abbiamo parlato anche già con qualche cardiologo, io nel mio specifico in ASL Città di Torino mi sono già confrontata con i cardiologi, e ci piacerebbe, così la butto lì, visto che si parla anche di PNRR, di attivare dei progetti di telemedicina dove non c'è solo lo specialista, cioè lo specialista cardiologo, l'M medico di medicina generale, il diabetologo, tutti gli attori coinvolti, ma che ci sia anche il farmacista, che sia farmacista ospedaliera, che sia farmacista territoriale, non importa, cioè deve esserci questo ruolo, questa professionalità coinvolta, perché noi eroghiamo il farmaco a questi pazienti, sia che siamo noi dell'ospedale, sia che siano i farmacisti territoriali, no? Delle farmacie private, quindi forniamo due tipologie di farmaci, ma è importante proprio per l'aderenza, perché io credo che il controllo, il counseling e la verifica anche dell'aderenza del paziente sia un ruolo importante. Perché dico telemedicina? Perché sempre di più queste terapie sono terapie, come ha detto prima qualcuno, forse il dottor Stecco, sono terapie di prossimità, quindi sempre di più la presa in carico del paziente a domicilio. E allora lo perdiamo un po' di vista questo paziente, no? Non viene più magari ogni mese da noi. E allora dobbiamo trovare delle nuove strategie, una vera e propria riorganizzazione in tal senso. So, ho buttato lì un po' di idee, non ero pronta a dover intervenire così nell'immediatezza. Bravissima Paola Crosasso. Torniamo al professor Patti dopo questo. Sì. È saltato tutto. Scusate, non so per qualche motivo. No, ma è saltato proprio tutto il collegamento. Quindi... Di tutti?
Sì. Quindi mai successo prima. Ha vinto un record. Vabbè, io concludo i due minuti con la parte di cui stavo parlando. Mi vedete? Ultime, lo vedete? Sì. Allora, secondo me è molto appropriato per quanto riguarda le diapositive no, però, Giuseppe. Adesso cerco di... Sì? Adesso vedete? Sì. Sì, allora, rapidamente, così per concludere... poche diapositive per adesso non so dove siete rimasti, ma io vado avanti alla fine. Secondo me questa diapositiva è importante perché riassume un po' quali sono le barriere al raggiungimento degli obiettivi terapeutici per quanto riguarda le terapie ipolipemizzanti. Ci sono delle barriere legate al paziente e delle barriere legate al medico. Questa è un'analisi che abbiamo recentemente pubblicato poche settimane fa. Quali sono le barriere correlate al paziente? La bassa percezione da parte del paziente che la ipercolesterolemia è un importante fattore di rischio per malattie cardiovascolari, anche rispetto ad altri fattori di rischio, per esempio l'ipertensione, il fumo, il diabete. Ci sono poi gli effetti reali o supposti collaterali per quanto riguarda la terapia con statina, il famoso effetto nocebo della terapia con statina. Ci può essere un'avversione da parte del paziente alle sostanze farmacologiche, ma soprattutto c'è un grosso problema di mancata aderenza ai farmaci prescritti, soprattutto se questi farmaci prescritti sono statine potenti, magari ad alte dosi, o magari nel contesto di una terapia polifarmacologica. Ci sono poi delle barriere correlate al medico, magari al medico di medicina generale, che alcune volte può avere indulgenza nel considerare il colesterolo non soltanto un fattore di rischio, ma proprio un fattore causale di aterosclerosi. C'è una ridotta consapevolezza da parte del medico che i target di colesterolo LDL sono cambiati anche rispetto a 3-4 anni fa, ma soprattutto i target di colesterolo LDL devono essere adattati al profilo di rischio clinico del paziente. Ci può essere l'inerzia clinica del medico, ci può essere un inadeguato piano programmazione per il follow-up dei pazienti con progressive implementazioni terapeutiche nelle varie visite di follow-up previste. Ci può essere una inadeguata relazione tra medico e paziente e ci può essere da parte del medico una poca consapevolezza che, come abbiamo visto, avere dei valori molto bassi di colesterolo e LDL è comunque sicuro, cioè non ha effetti collaterali, effetti avversi. Quali possono essere le strategie per superare le barriere che abbiamo appena visto? Una strategia potrebbe essere quella di rimuovere i riferimenti dei test laboratoristici per quanto riguarda il colesterolo LDL, perché gli standard di riferimento della maggior parte dei laboratori non sono adeguati, sia in termini di valori riportati, sia in termini di mancata valutazione che i target di colesterolo LDL sono diversi rispetto al profilo di rischio clinico del paziente. Servono dei programmi di screening, è importante questo anche da un punto di vista di campagne. Motore Sanità sicuramente è lodevole quello che sta facendo, perché sono importanti le campagne che sensibilizzano all'importanza delle strategie ipolipemizzanti, nonché programmi di screening sulla popolazione per identificare precocemente i pazienti a rischio. È importante coinvolgere in questo sforzo anche i medici di medicina generale, nei quali bisogna ulteriormente sensibilizzare
il ruolo del colesterolo LDL elevato e del rischio clinico. È importante quindi una strategia di implementazione del rapporto medico-paziente, eseguire il re-challenge con le statine in caso di effetti collaterali ad una prima statina somministrata e poi cambiare il concetto mentale che le nuove strategie adesso sono le terapie di combinazione anche per quanto riguarda il colesterolo LDL, anche per quanto riguarda le polipillole, se consideriamo la combinazione statina ed ezetimibe, e soprattutto le combinazioni anche in triplice terapia, quando il paziente per andare a target deve associare alla statina e l'ezetimibe anche l'inibitore PCSK9. Gli ultimi 5 minuti per concludere su quali nuove strategie abbiamo. Sicuramente oltre ad alirocumab e evolocumab abbiamo inclisiran, ne abbiamo parlato, non so se ero collegato o no, ma sicuramente un altro farmaco fondamentale che si sta speriamo presto per affacciare nell'agone clinico è l'acido bempedoico. Farmaco somministrato per via orale, 180 mg in monosomministrazione giornaliera. Qual è l'azione di bempedoico? Acido bempedoico viene innanzitutto attivato soltanto a livello del fegato, dove a livello del fegato e solo a livello del fegato si ha l'attivazione al metabolito attivo di acido bempedoico che agisce a monte dei meccanismi enzimatici che all'interno dell'epatocita portano alla sintesi di colesterolo. Agisce a questo livello, a livello di questo enzima identificato come ACL, quindi agisce con un meccanismo a monte rispetto al posizionamento di idrossimetilglutaril coenzima A riduttasi, che è l'enzima inibito dalle statine. Quindi rispetto alle statine, acido bempedoico agisce sulla stessa via delle statine di sintesi endogena a livello del fegato di colesterolo, ma con un meccanismo più a monte per quanto riguarda la cascata enzimatica. L'altro aspetto importante che abbiamo detto in precedenza è che bempedoico viene attivato soltanto a livello epatico, quindi a livello per esempio del muscolo non c'è una attivazione metabolica del bempedoico e da questa mancanza di attivazione di bempedoico per esempio a livello del muscolo condiziona un'assenza, a differenza delle statine, un'assenza di effetto tossico, di effetto collaterale in termini di miopatia a livello muscolare. Cosa ci dobbiamo aspettare da bempedoico? Ci possiamo aspettare, quando utilizzeremo bempedoico, che se il paziente non è in trattamento con statina, abbiamo una riduzione di circa il 25% di colesterolo LDL, poiché agisce sulla stessa via metabolica delle statine, quando diamo bempedoico in un paziente che già prende la statina, abbiamo una riduzione attesa inferiore di circa il 20% del colesterolo LDL. Se il paziente è già in trattamento con ezetimibe, aggiungendo bempedoico ridurremo di circa il 15%, poco meno, il colesterolo LDL. Se il paziente è un paziente che già prende PCSK9, è atteso con bempedoico un'ulteriore, importante questa riduzione di circa il 28% di colesterolo LDL, c'è la formulazione in un'unica compressa di bempedoico più ezetimibe, che se il paziente non prende statine ridurrà di circa il 50% il colesterolo LDL. Se aggiungiamo bempedoico più ezetimibe nella polipillola in un paziente che già prende statine, diamo un'ulteriore riduzione di circa il 38% di colesterolo LDL e poi abbiamo, se il paziente non prende nessuna terapia ipolipemizzanti e gli diamo la triplice terapia bempedoico, ezetimibe e statine, abbiamo, vedete in maniera importante, una riduzione di circa il 60% del colesterolo LDL. Bempedoico si caratterizza per avere 15 studi
di fase 1, 10 studi di fase 2, 5 studi di fase 3 sul farmaco, quindi più di 4.000 pazienti già valutati da un punto di vista clinico in studi di fase 3. Manca ancora lo studio, il trial randomizzato, che ha valutato l'efficacia clinica di bempedoico in termini di riduzione di eventi cardiovascolari. Mancano i risultati, ma lo studio, il trial, è stato completato. Si chiama CLEAR Cardiovascular Outcome Trial, in cui erano randomizzati pazienti ad alto rischio cardiovascolare o con già storia di malattie cardiovascolari, intolleranza alle statine ed LDL superiore a 100 mg decilitro, randomizzati a ricevere placebo o acido bempedoico. Di pochi giorni fa la notizia che lo studio CLEAR Cardiovascular Outcome ha centrato l'endpoint primario. Quindi in questa categoria di pazienti di cui abbiamo parlato, l'utilizzo di acido bempedoico rispetto al placebo non soltanto ha ridotto in maniera significativa il colesterolo e LDL, ovviamente come atteso in base agli studi che abbiamo prima evidenziato, ma questo utilizzo di bempedoico ha ridotto anche in maniera significativa gli eventi cardiovascolari. I risultati di questo trial saranno presentati all'American College del 2023 a marzo. Concludo dicendo come posizionare quindi bempedoico da un punto di vista clinico. Questa è una flowchart che ovviamente non andremo a valutare in dettaglio, che abbiamo recentemente pubblicato, in cui collocare l'utilizzo di bempedoico sia a sinistra nei pazienti che non sono intolleranti alle statine, sia nei pazienti che sono intolleranti alle statine. Vedremo quali saranno i criteri di rimborsabilità di AIFA a breve, quando ci sarà la delibera di AIFA, ma sicuramente sembra ragionevole posizionare l'utilizzo di acido bempedoico quando on top di una terapia con statina ed ezetimib noi abbiamo pazienti che hanno un rischio cardiovascolare elevato o anche non elevato, ma in cui un trattamento con statine non è sufficiente, perché bisogna ridurre il colesterolo e l'LDL di più del 50%, e quindi in questo contesto bisogna aggiungere l'ezetimib e anche l'acido bempedoico. Grande ruolo nel paziente intollerante alle statine, in cui ovviamente l'utilizzo di acido bempedoico è ragionevolmente da implementare anche in prevenzione primaria in un paziente cronico, in un paziente che è intollerante vero alle statine, in cui l'ezetimib da sola non basta, perché bisogna ridurre per portarlo a target il colesterolo LDL di almeno il 20%. Questo è un paziente in cui ragionevolmente potrebbe essere indirizzata la terapia con la combinazione nella stessa compressa di ezetimib e acido bempedoico per portarlo a target. E grazie per la vostra attenzione. Grazie professor Patti per questa esposizione, come al solito, chiara e completa. E allora incominciamo con i pareri degli proseguiamo con i pareri degli esperti del panel. Ringrazio ancora Paola Crosasso, che si è già pronunciata. Per equità con la Liguria chiedo l'intervento di Marco Bessero. Sì, buongiorno. Direttore della farmacia della Probabilmente non mi vedete in video perché ho dei problemi sulla videocamera. Comunque, io volevo fare soltanto una prima considerazione. Noi abbiamo come compito istituzionale la verifica dell'appropriatezza prescrittiva in base alla normativa vigente, e quindi noi tante volte siamo in difficoltà, anche perché adesso il concetto che è passato diverse volte dai vari relatori è stato più basse meglio. E il target per i pazienti a rischio molto alto si sta via via abbassando, si parlava di 60 mg per decilitro di LDL.
E questo è un po' in contrasto con quello che stabilisce la nota 13, dove come limite massimo per il paziente ad alto rischio è rappresentato da 70, con una riduzione 70 mg per decilitro. Quindi bisognerebbe un pochino riuscire in qualche modo a far modificare la nota 13 oppure a intervenire in altro modo, perché c'è questa discrasia tra le linee guida mediche e quello che dice la normativa AE. Questo è una considerazione secondo me importante. Poi logicamente c'è anche da dire che questa tipologia di farmaci è una tipologia di farmaci che ha un grosso impatto economico sulla spesa farmaceutica, indubbiamente molto importante, perché logicamente se non dobbiamo andare oltre la rappresentazione a silos che stiamo utilizzando, dove ognuno è responsabile della sua spesa, ma c'è appunto una connessione tra le spese, quindi un utilizzo migliore della terapia con statine, comunque della terapia ipoglicemizzante, determina una minore riduzione di ospedalizzazione, eccetera. Però diciamo che bisogna comunque mettere insieme la parte normativa con la parte clinica, che credo che questa sia indispensabile riuscire a inserire. Ok. Io ritengo di aver concluso la mia considerazione. Buona giornata. Grazie, dottor Besseno. Professor Gaetano De Ferrari, direttore della cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute di Torino. Sì, scusate, ero contemporaneamente in una telefonata con una grana di reparto. Credo che il problema sia un problema storico che noi vediamo da moltissimi anni, quello del mancato raggiungimento dei target. Già 10 o 12 anni fa questo avveniva. È una combinazione dell'inerzia terapeutica classica che si acuisce con la modifica delle target terapeutici più ambiziosi, naturalmente di 55 mg per decilitro per la gran parte dei pazienti che hanno una malattia aterosclerotica e 40 per i recidivanti. Sono target che solo pochi anni fa pensavamo irraggiungibili. Ora abbiamo effettivamente farmaci che consentono il raggiungimento di questi target, ma è indubbio che ci sia da fare un processo per arrivare nella maggioranza dei pazienti a questi livelli. Credo che Giuseppe Patti abbia chiaramente indicato nella sua slide quali erano le difficoltà e quali sono i potenziali strumenti per raggiungere in numero maggiore di pazienti questi obiettivi. Sappiamo che adesso li raggiungiamo probabilmente nel 20, massimo 30% dei pazienti, quindi siamo molto molto lontani. L'aspetto culturale è certamente uno di questi, anche se si è fatto molto in questi ultimi due anni per diffondere linee guida nuove, però una cosa è una diffusione teorica, una cosa è praticarlo nella vita. Quindi sicuramente c'è da aumentare la consapevolezza dell'importanza di questi valori fra i medici naturalmente cardiologi, ma anche fra i medici non cardiologi, come si è detto. C'è da rassicurare sui valori di colesterolo basso, perché ancora oggi i medici di medicina generale tendono a non essere tranquilli su valori particolarmente bassi e quindi a trasmettere al paziente una mancata importanza della riduzione dei valori, quando non addirittura un accenno a preoccupazione quando i valori dell'LDL fossero particolarmente bassi. E c'è da trarre beneficio per la titolazione dei farmaci delle possibilità che tuttavia sono ancora, almeno da noi, molto lente a partire delle valutazioni telematiche dei pazienti nei follow up per l'eventuale quantomeno valutazione degli esami del sangue, con delle visite che siano visite a tutti gli effetti. Nell'intervento della dottoressa della farmacia, tuttavia mi pareva di capire che ci fosse disponibilità e il desiderio di fare un programma per i farmaci, diciamo, dispensazione ospedaliera, però
credo che qui si debba fare una distinzione. Una cosa è fare un piano per i farmaci come il PCSK9, che sono, diciamo, da somministrare per via sottocutanea, o come Inclisiran, che andrà somministrato due volte all'anno in ambiente ospedaliero, perché questo prescrive al momento la programmazione, scusate, non ospedaliero, in ambiente sanitario, da parte di personale sanitario, che tuttavia oggi come oggi pare più facile effettuarsi in ambiente ospedaliero, in prospettiva sicuramente anche in strutture non ospedaliere, ma io farei un passo per volta, temo. Diverso è il caso di farmaci come l'acido benpedoico, a cui accennava il professor Patti, che invece è un farmaco orale che semplicemente sarà da implementare nel suo utilizzo in aggiunta alla combinazione fissa di statine e zetimibe, che credo che debba rimanere la base per tutti i pazienti a rischio molto alto. Quindi credo ci sia un pannello di attività da fare, cultura e programmazione, trarre benefici di queste nuove e possibilità e un'interazione con le farmacie per questi due farmaci, che mi sembra per i PCSK9 già funzioni abbastanza e che va invece messa a punto, direi, per Inclisiran in futuro, con il vantaggio di due sole somministrazioni che tutto sommato rendono, secondo me, la programmazione, a me pare, abbastanza possibile. Grazie professor De Ferrari. Mi fermerti qui perché così diamo a tutti la possibilità di avere un loro punto di vista. Certo, grazie. Paola Crosasso, hai da precisare qualcosa? O... No, giustamente il dottor De Ferrari appunto ha evidenziato che dovremo capire anche quello che sarà il percorso erogativo, soprattutto adesso in crisi, l'abbiamo già visto, e quindi invece per l'acido benpedoico dobbiamo ancora capire che via, che canale distributivo avrà al momento della registrazione e comunque del recepimento a livello della regione Piemonte. Se sarà un farmaco in distribuzione diretta, se sarà un farmaco in DPC o altro, ecco, dovremmo un attimino aspettare per fare un percorso. Per quanto riguarda i PCSK9, sicuramente il percorso è già stato avviato da molto tempo. Credo che, insomma, con i colleghi poi magari ne parliamo, ci siano delle cose da perfezionare, ecco, sul percorso, soprattutto su quello che è il passaggio dal primo ciclo, dall'induzione, diciamo, il primo ciclo di trattamento e poi la presa in carico da parte dell'ASL di residenza del paziente. Questi sono temi organizzativi che forse dovremmo poi affrontare in qualche modo, o stiamo affrontando. Ecco. Grazie. Sasso Alberto Menozzi, direttore della cardiologia dell'ASL 5 del Levante Ligure, ospedale Sant'Andrea di La Spezia. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ma allora, ovviamente sono state già dette le cose principali e i concetti più importanti. Quello che mi sento di sottolineare è, dal punto di vista degli obiettivi da ottenere, è l'aspetto culturale, come ha sottolineato molto bene De Ferrari poco fa. Cioè, dalla bella presentazione di Giuseppe Patti si deduce che la forza del calo dell'ipercolesterolemia ha un power, una forza in termini di riduzione di eventi che è enorme, soprattutto nei pazienti ad alto rischio. Non c'è ancora un percepito, non solo da parte dei pazienti, ed è questo già un grande problema, ma ancora da parte di gran parte della comunità medica sull'allarme che deve generare un colesterolo elevato, un colesterolo non a target, soprattutto nei pazienti ad alto rischio. Io noto, questi giorni sono giorni di basse temperature, i pazienti, i medici di medicina generale si allarmano di fronte ai rialzi pressori. Questo tipo di risposta emotiva, culturale, non avviene ancora per il colesterolo. Non avviene perché il riscontro, anche occasionale o in un paziente che ha avuto comunque una coronaropatia, di un dato non a target viene spesso trascurato, non viene ritenuto opportuno di inviare
il paziente a una valutazione, come viene fatto ad esempio appunto per altri fattori di rischio quando non sono a target. Probabilmente mi è sembrata un'osservazione molto corretta anche quella del dottor Bessero, anche la necessità di aggiornare degli aspetti normativi che sono chiaramente ormai obsoleti, sia per quelle che sono le nuove evidenze cliniche, sia per quelli che sono il prezzo dei farmaci, ovviamente, che sono cambiati in modo radicale rispetto a quando è stata disegnata la nota 13, possono, questi cambiamenti sono necessari probabilmente per generare un cambiamento culturale in quelle categorie di medici che sono meno a contatto di quanto possiamo essere noi con le problematiche cliniche determinate dall'aterosclerosi e quindi risultare maggiormente sensibilizzati. Comunque, per concludere, secondo me sono molto importanti delle iniziative culturali sulla popolazione, perché il primo passo è sicuramente questo, aggiornare gli aspetti normativi, soprattutto sulla base del fatto che i farmaci di primo livello oggi sono non costosi. E come dicevo giustamente anche, e poi mi concludo, la dottoressa Crosasso, implementare dei percorsi più strutturati per la prescrizione dei farmaci invece ovviamente di secondo e terzo livello, che hanno oggi secondo me una buona attenzione da parte delle cardiologie, soprattutto ospedaliere, nel momento che vedono i pazienti nel loro ambulatorio, nei loro reparti, come prima prescrizione. Ma spesso, come giustamente è stato sottolineato, non c'è un'adeguata presa in carico del paziente, che è spesso più basata su aspetti, diciamo, di automotivazione o del sanitario o del paziente stesso, che invece ovviamente la presa in carico, dato che si tratta di terapie di lungo termine, è ovviamente essenziale per la riuscita degli obiettivi terapeutici a distanza. Grazie. Grazie professor Menozzi. Eleonora Cerutti, farmacista ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Buongiorno a tutti. Scusate, ecco. Buongiorno a tutti. Allora, io mi ricollego un pochettino a quello che è il discorso che è stato fatto anche dalla dottoressa Crosasso. Noi stiamo cercando proprio di lavorare per garantire la continuità di questi pazienti. Come centro prescrittore sicuramente li seguiamo e distribuiamo il primo ciclo, ma anche in collaborazione con la cardiologia del dottor Musumeci stiamo cercando di seguire questi pazienti non solo come primo ciclo, ma anche come, soprattutto per quelli dell'Interland, per i primi mesi di terapia, uno per controllare l'aderenza ai PCSK9, ma soprattutto anche l'aderenza alle statine e alle zetimibe, perché come è stato detto sono questi farmaci che creano più problemi, ovvero che registrano la percentuale maggiore di non aderenza alla terapia, ovvero che vengono stoppati perché poi i livelli del colesterolo scendono al di sotto di determinati livelli. E quindi, chiedo scusa, purtroppo non sono sola, quindi magari se sentite una voce sotto è perché siamo in ufficio. Comunque cerchiamo di monitorare l'aderenza non solo ai PCSK9 ma anche alle statine e alle zetimibe, e addirittura nei pazienti che magari riscontriamo tramite delle televisite che sono particolarmente non aderenti, cerchiamo di sopperire noi anche come farmacia ospedaliera a distribuire questi farmaci anche mediante poi tecniche di pharmacy refill per valutare se effettivamente i pazienti stanno prendendo queste terapie oppure no. E in questo caso abbiamo anche ottenuto dei buonissimi risultati di aderenza, e presenterà penso il dottor Musumeci, dei risultati di aderenza e di livelli del colesterolo basale tenuti in determinati range. Quindi noi come centro prescrittore stiamo cercando di fare questo lavoro nelle fasi iniziali della terapia, in modo tale che il paziente venga poi educato in modo corretto e poi mandato sul territorio, quindi diventi poi di competenza dei colleghi delle ASL per quanto riguarda il PCSK9. Per quanto riguarda l'Inclisiran,
ci siamo già invece attrezzati a livello aziendale per seguire questi pazienti, per far sì che la somministrazione venga fatta in ambiente ospedaliero e che il paziente sia monitorato sia dal personale farmacista che dal personale medico infermieristico tramite un ambulatorio condiviso proprio mirato alla gestione di questa tipologia di paziente. Grazie dottoressa Cerutti. Tra farmacisti e direttori di cardiologia è importante conoscere anche il parere del Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, il professor Marcello Montefiori. Grazie, buongiorno, mi sentite? Benissimo. Ah, perfetto, grazie, sì. Sì, come Regione Liguria, anche come Dipartimento di Economia, abbiamo studiato approfonditamente il tema dell'ipercolesterolemia e io porto un po' l'attenzione sull'aspetto, diciamo, socio-economico, che è quello del quale io posso un po' parlare non avendo competenze di tipo medico. Ad esempio, partiamo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostanzialmente riconduce un terzo dei casi di cardiopatia ischemica al problema di colesterolo. E non solo, va oltre dicendo che si può stimare che il colesterolo, anzi l'ipercolesterolemia, sia responsabile per 2,6 milioni di morti, pari al 4,5% del totale, ovviamente per causa di malattia, e 29,7 milioni di daily disability adjusted life years, cioè anni di vita che io perdo a seguito della mia disabilità o minore qualità della vita. Quindi vivere un anno di vita con una qualità della vita inferiore a uno, che vuol dire salute perfetta, significa aver perso in qualche modo anni di vita equivalenti alla salute perfetta. Questo valore così impressionante del 29,7 milioni è riconducibile a un 2% del totale. Allora, l'idea è, ma quante persone sono coinvolte da questo problema? Bene, l'Istituto Superiore di Sanità nel progetto Cuore individua all'incirca un 35% della popolazione con problemi di ipercolesterolemia. Ma, come dicevo, noi abbiamo fatto analisi in Regione Liguria è una popolazione anziana, e che cosa emerge? Emerge che il 77% dei pazienti che hanno il problema dell'ipercolesterolemia, che li abbiamo individuati sostanzialmente con esenzioni piuttosto che diagnosi per questo tipo di patologia, ha più di 65 anni. Quindi prendendo tutti i pazienti con ipercolesterolemia, il 77% di loro ne ha più di 65 e il 50% più di 75 anni. Quindi è un qualcosa che riguarda gli anziani. E da lì mi ricollegherei un attimo ai problemi già evidenziati dai colleghi, cioè sul problema dell'aderenza. Un farmaco non assunto non può funzionare e l'aderenza è un problema grave. E lo dice anche l'AIFA, che individua nell'aderenza alle statine uno dei valori più bassi, cioè una bassa aderenza riguarda il 41,5% dello studio delle persone che prendono questo tipo di farmaci. E la relazione che esiste tra aderenza e poi anche costi, perché significa che il paziente utilizza maggiormente le ricoveri ospedalieri piuttosto che gli accessi al pronto soccorso, è molto importante. A questo si aggiunga il fatto che, come dicevamo, è una patologia che riguarda le persone più anziane. Le persone anziane, questi sono i dati che ci dice AIFA, sopra gli 85 anni prendono all'incirca 8,5 sostanze al giorno, valore medio. Quindi vuol dire che sono pazienti che devono districarsi, nonostante l'età avanzata, anche con tanti farmaci. Questo ovviamente compromette un pochino la capacità di essere aderenti a questa terapia, ma la non aderenza poi determina effetti e conseguenze importanti per quanto riguarda i costi. Quindi il poter riuscire a seguire da vicino questi pazienti e portarli ad una aderenza alla terapia è fondamentale per quanto riguarda la possibilità di contenere i costi a livello di sistema sanitario regionale e nazionale. E va anche sottolineato il fatto che una patologia un pochino
come dire, particolare, nel senso che vengono definite queste patologie come silent killer, nel senso che non manifestano sintomi gravi, quindi uno se ne può anche un po' dimenticare, sino a che la situazione non diventa particolarmente compromessa, e a quel punto la conseguenza inevitabile, quella di un ricovero ospedaliero, di un accesso al pronto soccorso, e quindi i costi che salgono notevolmente per il sistema. Sempre dalle analisi che abbiamo fatto è emerso un effetto importante nel sia accessi al pronto soccorso sia ricoveri ospedalieri per la diagnosi principale di infarto cardiaco. Se noi confrontiamo gli accessi che ci sono stati nei pronto soccorsi o ricoveri ospedalieri per tutti i pazienti, e poi guardiamo quelli che avevano anche la patologia, l'ipercolesterolemia, ci accorgiamo che questi valori sono impressiona quanto siano maggiori i ricoveri per infarto, gli accessi in pronto soccorso, questa diagnosi rispetto al resto della popolazione. Allora, e altro elemento importante è confrontare i livelli di aderenza rispetto all'utilizzo delle risorse. Noi abbiamo verificato, poi dimostrato, come una maggiore aderenza permette di ridurre accessi in pronto soccorso e ricoveri ospedalieri. Ma il problema è molto complesso. Mi spiego. Da una parte, se noi guardiamo chi inizia il farmaco, è aderente per il primo anno e poi c'è un'interruzione, c'è una grossa percentuale di persone che iniziano la terapia e poi smettono dopo un anno, un valore che si attesta tra il 40 e il 75% dei pazienti, e questo è un primo dato. La seconda cosa che mi piace osservare è l'importanza della formazione. Se ne parla molto, è uno dei temi caldi. Quello che emerge è come l'istruzione, un livello culturale, poi sappiamo che il livello di istruzione è strettamente correlato anche al reddito, sia in grado di determinare risultati molto diversi anche in termini chiaramente di aderenza, ma anche in termini di patologia. Noi abbiamo fatto questa prova andando a guardare, ad esempio, con riferimento al nord Italia, le persone che hanno un livello di istruzione diciamo dalle medie in giù, all'incirca il 71% della popolazione con più di 65 anni, cioè ci concentriamo solo sugli anziani. Se noi andiamo a guardare le persone che hanno l'ipercolesterolemia nella stessa fascia di età, questo 71% si trasforma nell'82%. Ma simmetricamente, se noi andiamo a guardare invece i livelli di istruzione più alta, per esempio chi ha un livello di istruzione pari alla laurea o superiore, sempre nella popolazione di chi ha più di 65 anni, bene, il numero di persone che hanno la patologia crolla al 4%. Allora, è chiaro quindi che attenzione alla propria salute, stili di vita e anche abitudini alimentari riescono a determinare risultati importanti al di là, oltre ovviamente all'importanza del farmaco. E questa formazione, vi dico una cosa che a me ha incuriosito molto, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una cosa che io ho scoperto recentemente, però vengono classificati tra i fattori di rischio per tumore, per esempio la pancetta, gli affettati, la bresaola, al pari della stessa categoria di amianto, alcol, arsenico e tabacco. Cioè, quindi quello che sto cercando di veicolare è che un problema forte di tipo culturale, cioè di formare le persone, ma fin dalla più giovane età, in modo che abbiano stili di vita, una serie di comportamenti che poi possono determinare, e noi sappiamo che nel caso appunto dell'ipercolesterolemia, lo dice anche la nota 13, un primo approccio è chiaramente quello di un comportamento alimentare corretto per andare in questa direzione. Ultimo aspetto che poi, se volete, possiamo approfondire è l'importanza della rivoluzione digitale che c'è oggi in sanità, ma non solo, per quanto riguarda il controllo dell'aderenza alla terapia. Ormai è possibile, ognuno di noi è in grado di generare terabyte di dati che, se opportunamente utilizzati e sfruttati attraverso l'intelligenza artificiale, permetterebbero di avere un monitoraggio molto puntuale e preciso dei pazienti, penso soprattutto a quelli più anziani che hanno maggiori difficoltà, e garantire la perseveranza nell'assumere questi farmaci e magari anche nel modo corretto. Si parla per esempio di smart pills, pillole intelligenti, che sono in grado di combinare un principio attivo con un
sensore biocompatibile, pillole stampate con 3D, di nuovo che sono in grado di trasferire informazioni a un cerotto che poi trasmette allo smartphone. Insomma, il futuro ci riserva, il futuro in realtà è già presente, sono cose attualmente utilizzabili, ci dà delle opportunità enormi per andare nella direzione di controllare, monitorare molto da vicino i pazienti. Pensiamo anche al PNRR, tutta la parte delle case della comunità, gli ospedali della comunità, che vogliono avvicinare l'assistenza sempre più al domicilio, ma anche più attenzione al suo comportamento. E poiché quando noi andiamo a comprare un farmaco, questo viene tracciato, ecco che questo flusso di dati potrebbe permettere, noi ad esempio abbiamo utilizzato per stabilire l'aderenza alla terapia l'MPR, il Medication Possession Rate, che è quello che utilizza anche Alfa, che ci permette di stabilire quanto si è stati aderenti alla terapia. Nel senso che se io compro una scatoletta che dura un mese e la successiva la compro dopo 3 mesi, chiaramente qualcosa non ha funzionato. Il problema è che molto spesso i farmaci di questo tipo sono relativamente a buon mercato, insomma costano poco, e chiaramente il paziente potrebbe anche scegliere di comprarseli autonomamente, insomma l'out of pocket, senza utilizzare aver bisogno di passare insomma il codice sanitario e quindi far registrare queste informazioni, che però permetterebbe il controllo molto da vicino del suo comportamento. Quindi diciamo così che dal punto di vista economico non è tanto e soltanto il costo diretto del farmaco, sono certamente i costi indiretti legati al comportamento sostanzialmente del cittadino, che è l'elemento su cui si deve puntare. Anche perché, e qua chiudo, una delle cose su cui è necessario investire maggiormente è quello dell'aderenza alla terapia, perché è un qualcosa che permette di recuperare efficienza, quindi risparmiare, senza in realtà particolari investimenti, senza particolari innovazioni, se non quelle tecnologiche che permettono di seguire così da vicino il paziente. Benissimo, professor Montefiori. Allora, Sebastiano Marra, direttore del Dipartimento di Cardiologia di Villa Pia Hospital di Torino. Il professor Montefiori ci ha aperto a nuove soluzioni per favorire l'aderenza alla terapia. Cosa ne pensi? L'audio del professore deve attivare l'audio. Perfetto. Allora, vedo di rispondere. Intanto buongiorno a tutti, un saluto particolare a Giulio. Un attimo solo che apro la soluzione. Dunque, molto interessante, molto gradevole, come si dice, la puntualizzazione del professor Montefiore che ha fatto adesso. E io vorrei un attimo fare uno spettro di perché stiamo cambiando il nostro modo di ragionare intorno al colesterolo, che conosciamo da 40-50 anni. Probabilmente è cambiata la possibilità di trattare, ci ha fatto capire come possiamo migliorare la prognosi dei nostri pazienti, e questo sta un po' sconvolgendo la nostra... Vado avanti io? Sì, perché le ha caricate lei. Sì, allora non riesco ad andare avanti. Ecco qua, perfetto. Scusate. Allora, facciamo un po' un'analisi. In passato si parlava di popolazioni, no? Di alto rischio, basso rischio, medio rischio. Adesso l'esperienza e le linee guida si adattano di sopra esperienza. Come vedete, parliamo di rischio basso, moderato, alto e molto alto. E come dire, abbiamo delle precisazioni che vengono dai dati culturali, che ci fanno essere più attenti a quello che stiamo facendo nel singolo paziente. Poi vedremo un attimo cosa le linee guida ci dicono a livello europeo sui target che adesso vedete qui a fianco, ma adesso quello che mi interessa è che ogni, tra virgolette, sottogruppo ha una sua indicazione terapeutica dei suoi dosaggi. Questo contrasta ovviamente con quella che è la storia non passata, ma ancora attuale, che la proporzione dei pazienti che sono, diciamo, a goal di dosaggio dell'LDL colesterolo è drammaticamente scadente. I peggiori sono intorno al 90%, i migliori sono intorno al 50%, quindi non ci siamo proprio, anche perché ci sono energie economiche buttate al vento. Adesso poi analizzare se la colpa è del manico o se del martello, tenete conto che le statine hanno avuto delle campagne pubblicitarie, chiamiamole così, anti,
pazzeschi. Io non so quale altro farmaco ha avuto più negazione anche dalla parte di una grossa fetta della classe medica, quindi non è. Ma andiamo ancora oltre. Guardate le popolazioni, tra virgolette, che prendono, lì parlavamo di gente che era a gol come valore di risultato, ma qui guardiamo un po' pazienti che prendono una terapia statinica essendo pazienti ad alto profilo di rischio. Guardate, chi ha già una malattia coronarica prende la statina al 58%, chi ha un diabete al 45%, chi addirittura ha un colesterolo molto elevato, quindi ancora sano, ma è molto elevato, quindi va valutato con molta attenzione, 7%. Quindi l'uso della terapia è ancora veramente molto modesto rispetto a che cosa voi dite, rispetto ai risultati che ci possiamo attendere in termini di modificare la prognosi della popolazione che stiamo trattando. Questo è un bellissimo editoriale dove dice c'è una nuova alba per una nuova era. Io me lo auguro perché, vedete, il fatto di aver avuto la possibilità di avere un parterre di farmaci estremamente vari, molto interessanti, che hanno punti di attacco completamente diversi, dosaggi completamente diversi, distribuzione, siamo arrivati a pensare che tra un po' avremo i farmaci che si fanno una volta l'anno, come fosse un vaccino, quindi ha cambiato molto la possibilità di accettazione terapeutica, oltre che di efficacia terapeutica. Ma anche dall'altra parte non si guarda solo più l'LDL, si guarda il non HDL, cioè che ha tutta una serie di remnant e le lipoproteine A, dove c'è quindi un interesse molto più definito sulla eterogenicità del colesterolo. Perché poi il problema non è solo di abbassare un numero per avere un miglioramento di prognosi, è un cambiamento di terapia sulla malattia delle arterie. Le ultime linee guida dell'anno scorso hanno messo in evidenza, permettetemi, che il tipo di popolazione che noi trattiamo parte dall'apparentemente sano a pazienti con malattia conclamata a pazienti che hanno un rischio specifico. Poi vediamo qualche dettaglio. Quindi vedete, lo spettro è molto ampio, non è solo più la l'ipercolesterolemica di per sé. E ancora una cosa, la terapia, chiamiamola, della malattia, della preventiva della malattia, va vista a livello del singolo individuo, del singolo paziente, ma anche a livello di popolazione. Quindi è un discorso culturale terribilmente importante che si innesta. Tutto questo per ridurre quello che è l'impatto della malattia nella nostra società. E se partiamo dalla nostra società, vedete qua di nuovo low risk, moderate, high risk, very high risk. Guardate come l'Italia, non so bene perché, comunque adesso l'hanno messa disegnata, parte già con un rischio moderato, non con un rischio basso. Quindi la nostra popolazione già è strumentalmente più complicata che, non so, che i francesi. Non so dire perché gli svedesi o gli inglesi, perché da tutti i dati che avevo fino a ieri era il contrario. Però intanto questo è un dato di fatto. E le persone che andiamo a trattare, come vedete, sono apparentemente sane, già malate, o non hanno malattia ma hanno delle condizioni di rischio molto specifiche. Vedete qua, per esempio, le apparentemente sane vanno divise per gruppi di età, per presenza, tra virgolette, in assenza di diabete, in assenza di tensione arteriosa, in assenza di fattori, tra virgolette, già di tipo aterosclerotizzati, però in qualche maniera sono persone che hanno un rischio che va crescendo con l'età, ovviamente. Pazienti con insufficienza renale, che hanno già un rischio che quando è buono è alto, e poi di solito è molto alto, e pazienti con diabete mellito, che vanno dal moderato al molto alto, tra virgolette, vedete, e pazienti ovviamente già malati, il rischio di per sé è già molto alto. Quindi, se guardiamo poi il concetto di età, che in passato era un tabù totale, vedete come le linee guida parlano di persone che hanno, nel cosiddetto score older people, persone che hanno 85-89 anni. E anche a queste bisogna dare il beneficio di poter modificare la propria prognosi. Capito? Quindi lo stesso che siano pazienti con basso rischio o con molto alto rischio. Però l'età di per sé non dà un criterio di basta così, abbiamo già fatto tanto. E se guardiamo in dettaglio poi, vedete qua, il goal, tra virgolette, della terapia è quella di cercare di ottenere per i pazienti a molto alto rischio un LDL sotto i 55, o almeno avere più del 50% di riduzione, e in quelli a alto rischio il 70. Come diceva prima il farmacista Ligure, questo sconvolge un pochettino quelle che sono le direttive cosiddette AIFA nostre, però è la cultura che anticipa le cose
e l'economia che segue, le due cose si devono sposare. È chiaro che dobbiamo arrivare a un discorso di unificazione di dati. In prevenzione primaria adesso si dice, quando non si riesce a ottenere un dato, un numero preciso, dove ci dà una certa sicurezza di dare beneficio al paziente, e da considerare l'uso di PCSK9, che per il momento sono molto complicati e difficili da utilizzare. In prevenzione secondaria vedete che non ci sono problemi, va utilizzata tutte le volte che abbiamo delle condizioni in cui abbiamo già usato terapie di vario tipo e non siamo riusciti a ottenere risultati, si usa il PCSK9 come lo si usa ai pazienti a molto alto rischio. Quindi l'uso sta diventando sempre più ambito, sempre più possibile, sempre più doveroso per certi versi, dei farmaci più complessi e più costosi ovviamente. Ma vedete che lo spettro, non voglio ripetermi, abbiamo adesso una possibilità di in combinazione varie di terapie, ormai quasi la monoterapia è quasi abolita, perché i vantaggi ci sono, ad arrivare a un'inibizione di quasi il 90% del colesterolo LDL. E se guardiamo le principali vie attraverso le quali abbiamo questa azione, lasciamo perdere le cosiddette vecchie vie statiniche oppure la Nolmetic e quelle zidinide, ma l'inibizione del PCSK9 e l'inibizione del small interfering RNA dà una, chiamiamola, capacità e sicurezza di risultati, soprattutto se si riesce ad avere delle somministrazioni molto rarefatte, perché l'aderenza a volte è, come dire, figlia di quante volte tu devi prendere un farmaco. Quando devi prendere tante volte l'aderenza cade. E vedete come ci sono i comitati europei che lamentano che oltre l'80% dei pazienti a molto alto profilo di rischio, quindi non pazienti a medio, intermedio o basso, molto alto, non raggiungono l'obiettivo terapeutico, per il quale noi, diciamo, avremo poi non solo un beneficio per i pazienti, ma anche per la nostra economia nazionale. Cioè il paziente sta veramente bene, abbiamo trattato bene, non viene ricoverato, meno sterilizzazione, meno eventi. E comunque la prima linea a oggi è quella di usare sempre una strategia di combinazione di terapie. Perché? Perché la combinazione di terapie ti dà dei risultati. Vedete qua, l'insieme di una statina, chiamiamola vecchia o comunque di bassa potenzialità, insieme alle zetimibe ti dà un effetto superiore alla statina ad alta potenzialità. Quindi vedete come il risultato si ottiene al meglio usando la combinazione. Questo perché? Perché con l'inibizione della sintesi del colesterolo noi abbiamo un aumento dell'assorbimento intestinale, quindi l'inzetimibe casca giusto nell'aiutarci in questa direzione. E se guardiamo poi gli effetti farmacologici dei nuovi farmaci, questo è l'evolocumab, vedete come a 5 anni l'uso di questi farmaci ci riduce gli eventi del 23%, e 5 anni possono sembrare pochi, ma lo stesso studio è stato prolungato recentemente, presentato alla Società Europea di Cardiologia. Vedete, arriviamo a 7-8 anni e abbiamo risultati sempre efficaci. Quindi stiamo lavorando sulla malattia, perché questi sono eventi che abbiamo risparmiato, pazienti che non stanno male. Inclisiran, l'ultimo nato in questo tipo di galleria, almeno molto interessante, vedete come 25% di riduzione di eventi a distanza, come vedete, di un anno e mezzo circa, con una bellissima direzione standard sempre sotto la linea di identità, ci dà un'idea che con l'inibizione, vedete qua sotto, l'inibizione della proteina PCSK9, noi riusciamo ad avere dei risultati veramente incredibilmente efficaci e mantenuti per molto molto molto. Se possiamo concludere, la necessità di raggiungere i livelli target di colesterolo, LDL o non HDL, e per ridurre la comparsa di instabilità della placca che purtroppo affligge le arterie, soprattutto andando avanti con gli anni. Quindi l'attività infiammatoria, che determina l'attività di placca, è proporzionata ai livelli di colesterolo. E qui abbiamo il concetto che i trattamenti devono poter raggiungere i target per migliorare la prognosi dei pazienti. Vedete qua, questa è la famosa placca, ma l'azione di colesterolo passata ha un effetto metabolico interessantissimo. Riduce la produzione di cellule muscolari, riduce l'afflusso di macrofagi sulla placca, gli enzimi proteolitici, di penetrazione del colesterolo, del colesterolo attraverso la placca, e con questo riduce il rischio di rottura della placca, di eventi
drammatici come la sindrome colorica acuta e così via. Quindi questo è l'obiettivo della riduzione del colesterolo. Come concludere? Ma trattare in modo ottimale soltanto i pazienti dopo una sindrome colorica acuta è corretto ed è doveroso. Tuttavia, ci sentiamo ancora sconfitti perché molto probabilmente dovevamo trattare quei pazienti prima in modo ottimale per in Italia la sindrome colorica acuta. Quindi fare attenzione ai costi della nostra terapia è doveroso, ma è ancora più doveroso ridurre l'impatto delle nostre malattie sulla nostra popolazione. Fino ad ora siamo sicuramente riusciti a ridurre la mortalità della popolazione, ma non l'impatto della malattia sul rischio della nostra popolazione, il quale purtroppo è estremamente positivo. Grazie. Grazie Sebastiano. Ma è di quegli stimoli, di quelle proposte, ottima e chiara presentazione, di quelle proposte del professor Montefiori per l'aderenza terapeutica? Dunque, le proposte del professor Montefiori sono storicamente già state sempre un po' valutate. L'aderenza è fatta di, chiamiamolo così, un medico che sa spiegare al paziente la necessità della terapia, un paziente che cerca di recepire, ma il medico deve sempre continuare a verificare la recezione, dandogli delle motivazioni, delle spiegazioni, perché non è che l'abbassamento del colesterolo dà un beneficio immediato, non ti fa calare la febbre, non ti fa abbassare la pressione. Quindi ci va una convinzione che va contro quello che sono la gran parte delle cosiddette promozioni che i media ci propongono. Viviamo dei benefici senza terapie, abbasso le statine sono pericolose. Questi medici si sono messi in testa di fare delle terapie complesse e pericolose. Il fatto di poter seguire i pazienti con dei sistemi valutativi raffinati. Prima di fare una cosa del genere, io direi che farei tutta una campagna di educazione, in parte sulla classe medica e in parte educando la cosiddetta popolazione a recepire il beneficio che gli dà, se permettete, il sistema sanitario nel dargli dei farmaci che costano comunque. È una terapia che è a vita, non è una terapia per tempi molto limitati. Quello che la campagna che si sta facendo per il diabete, che sta dando anche i suoi frutti, va fatta probabilmente anche per il discorso degli effetti del colesterolo sull'impatto della malattia nella nostra popolazione. Bastiano, ancora Marcello Montefiori. Ecco sì, no, era solo per dire che io mi trovo assolutamente d'accordo con il professor Marra, nel senso che una delle cose che noi adesso stiamo cercando proprio di studiare è anche il ruolo che riteniamo fondamentale del medico di medicina generale nel poter seguire il paziente, ma anche nel convincere di un certo tipo di comportamento. Quindi l'interazione medico-paziente, ma aggiungerei una cosa, interazione medico di medicina generale con lo specialista, il professionista, che lo segue da un'altra prospettiva, volendo, quello del la fase più acuta, però quello che poi è la prospettiva anche del PNRR è la possibilità della interoperabilità del dato, cioè la possibilità proprio che ci sia un stretto passaggio di informazioni tra i diversi soggetti, operatori sanitari che prendono in carico il paziente. Molto spesso il vero problema è la mancanza di informazioni per poter agire nel modo migliore. Da lì era un po' il discorso generale sul case a comunità, ospedale a comunità, ma semplicemente perché posso, io cerco di interpretarli come la soluzione territoriale per stare sempre più vicini al paziente e poterlo seguire anche con strumenti, in senso lato, di telemedicina, di telemonitoraggio, che possano portarlo per mano nel comportamento corretto. E l'altra cosa a cui mi ricollego a quello che avevo un po' anticipato è l'importanza di un'alfabetizzazione un po' sanitaria e medica per il cittadino, dove vediamo perché i più istruiti si comportano bene, i meno istruiti male, perché forse manca, ovviamente mediamente, non è che tutti siano, però ci accorgiamo che c'è una differenza importante nel comportamento a seconda del gradiente sociale, come viene definito in letteratura. Grazie. Grazie ancora a Marcello Montefiori. E adesso sempre in Liguria, Livia Pisciotta, referente del Centro di Dislipidemie Familiari e Malattie Rare del Metabolismo Lipidico, Regione Liguria, Policlinico San Martino. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, porto un po' la voce del lipidologo in questo contesto.
Ovviamente è sotto gli occhi di tutti come la lipidologia negli ultimi anni abbia veramente galoppato in termini di nuove acquisizioni di conoscenza, anche grazie ai nuovi farmaci. Se mi ricordo, quando avevo sperimentato in fase 3 la rosuvastatina, il protocollo prevedeva di stoppare il farmaco in cieco se il paziente arrivava a un 50 mg decilitro di LDL, per dirvi che, voglio dire, 15 anni fa sembrava quasi pericoloso andare sotto a 50, oggi invece sotto 50 è diventato il target soprattutto dell'alto rischio. Quindi il primo punto che è già stato evidenziato dalla tavola rotonda è proprio questa evoluzione rapida delle evidenze scientifiche, che quindi devono indubbiamente portare una evoluzione rapida anche delle normative di prescrizione, è veramente sotto gli occhi di tutti. Il paziente con il colesterolo LDL elevato però è un paziente anche qui estremamente variabile, nel senso che si spazia dalla prevenzione primaria assoluta, cioè persone sostanzialmente sane con questo parametro elevato, alle situazioni invece di grave aterosclerosi diffusa. Quindi è ovvio che ogni intervento, diciamo, terapeutico deve essere personalizzato. Il lipidologo si trova in mezzo un po' a questa via, nel senso che ovviamente tutta la prevenzione secondaria ormai è bene in mano ai nostri cardiologi, che comunque insomma hanno ben coscienza ormai sui target, su quello che bisogna fare. Io invece porto il problema del unmet needs, diciamo così, di quella che è la prevenzione ancora primaria ad alto rischio o comunque l'aterosclerosi subclinica, laddove ancora non ci sono poi i criteri di prescrivibilità dei nuovi farmaci. Quindi qui è tutta un'area, oltretutto con l'avanzare anche un po' della, insomma, diciamocelo un po', a volte della leggerezza con cui lo stesso paziente spesso si autodefinisce intollerante alle statine, insomma, e quindi un po' la nostra inerzia tante volte a fare una diagnosi appropriata dell'intolleranza alle statine, ci troviamo davvero senza armi in mano in una grande fetta di popolazione che invece meriterebbe un inquadramento e un trattamento. Quindi che cosa vi voglio dire, cosa vorrei dire, anzi portare sul tavolo di questa, diciamo, importante contesto? Ovviamente gli attori che si occupano di ipercolesterolemia devono essere tutti coinvolti, e quindi dal medico di medicina generale ben venga anche il futuro delle case di salute, dove secondo me dovrebbe essere in dotazione all'equipe anche sempre un dietista di riferimento, perché comunque abbiamo visto quanto è importante tutta la prevenzione a partire dalla anche lo stile di vita e lo stile alimentare. A questo proposito, parlando di alfabetizzazione della popolazione, domani si svolgerà a Genova un importante evento correlato agli stati generali della nutrizione, dove sappiamo che emergerà che solo il 20% della popolazione, di un campione di popolazione che è stato studiato, dimostra di avere un minimo di alfabetizzazione anche in tema nutrizionale. Quindi non parliamo poi per quanto concerne il colesterolo. Quindi ovviamente ci vuole un grandissimo lavoro alla base da parte della medicina generale e di anche figure professionali che possono dare un supporto in questo senso. Il lipidologo si pone ovviamente per poter fare le diagnosi differenziali quantomeno tra le forme primitive e secondarie, tenendo presente che ovviamente una larghissima problematica è la dislipidemia aterogena secondaria, la sindrome metabolica al diabete, laddove quindi anche qui il diabetologo, l'obesiologo deve fare la sua parte. Ovviamente poi andando avanti la prevenzione secondaria, quindi l'interazione con la cardiologia e la gestione delle malattie rare. Noi in Liguria abbiamo anche un paziente omozigoto in terapia con l'omitapide, ma altre regioni italiane, e quindi la gestione ovviamente dei casi più particolari. Bisogna però cercare di, secondo me, organizzare, perché in questo momento non so il Piemonte, ma la Liguria non è granché organizzata sulla gestione
dei flussi e sulla insomma, una bella definizione sul chi fa cosa e quando si invia il paziente magari al centro lipidologico, che purtroppo è unico e quindi non si può far carico di tutte le LDL del mondo, e viceversa, quindi quando invece ovviamente il paziente viene preso in carico dal cardiologo, come viene gestito poi il follow up successivo. Quindi ora secondo me la parte culturale ovviamente va diffusa a tutta la classe medica, e però la parte operativa, organizzativa, è forse il momento storico in cui bisogna veramente mettere mano ai percorsi. Con questo vi ringrazio. Grazie Livia Pisciotta. Il quesito lo lasciamo poi per l'intervento conclusivo per la Liguria del direttore delle politiche del farmaco di Alisa. Adesso Alessia Pisterna, che deve scappare, responsabile della farmacia ospedaliera dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara. Buongiorno a tutti, in realtà ho anticipato la CFI alle 8:30, quindi posso rimanere, abbiamo già concluso tutto. E, niente, quello che volevo dire, ovviamente gli spunti sono stati molteplici, sia da parte dei colleghi farmacisti con i quali condividiamo il monitoraggio dell'appropriatezza della terapia, soprattutto quando siamo alla dimissione del paziente, quindi quando noi spostiamo il paziente da un setting protetto come quello dell'ospedale al territorio, ma anche molto interessanti gli spunti dei clinici e del farmaco economista. E, quello che mi viene da dire è che sicuramente è importante aggiornare gli strumenti che abbiamo tutti a disposizione. Che cosa intendo? Non solo le opzioni terapeutiche, che mi sembra che ci stiano portando ad un target sempre più raffinato, se così lo possiamo definire, ma anche aggiornare quello che è il contesto prescrittivo. Il collega della Liguria, il dottor Marco Bessero, citava il problema della nota 13, cioè come farmacisti, soprattutto quando siamo sul territorio, noi ci dobbiamo rifare non tanto a delle linee guida assolutamente condivisibili delle società scientifiche, ma a quelli che sono gli strumenti che AIFA, che è il nostro referente, ci fornisce. Quindi andare a modulare il parametro target del colesterolo al momento è imbrigliato nel limite della nota 13. Per quanto riguarda l'aderenza, e anche lì cercare di studiare dei sistemi in qualche modo che ci consentano questo monitoraggio, quindi prescrizione corretta al paziente corretto, dobbiamo essere sicuri che il paziente prenda effettivamente la terapia. E mentre parlava il professor Montefiori, mi è venuto in mente un esempio che cito, che esula completamente dal contesto del rischio cardiovascolare. Io sono stata responsabile per un tot di anni di un servizio farmaceutico territoriale di un'ASL qua in Piemonte, e facendo i controlli avevamo visto che i controlli dei colliri per il glaucoma, avevamo visto che c'erano dei pazienti che avevano un numero di confezioni molto superiore rispetto ad altri, cioè a parità di schema posologico, che verosimilmente prevedeva un flacone al mese e che quindi poteva rientrare in un ordine di 50, massimo 60 confezioni all'anno, ce n'erano alcuni di pazienti che avevano tantissime confezioni prescritte. Abbiamo posto il problema ai medici di base, che hanno intervistato i loro pazienti, perché magari sono terapie che vengono prescritte a livello di segreteria dell'ambulatorio del medico di base, quindi il medico non aveva necessariamente la percezione. E abbiamo scoperto che il glaucoma, che spesso affligge pazienti anziani, aveva il grosso problema della somministrazione delle gocce. Quindi il paziente che era anziano, che aveva magari il tremore della mano, non aveva un familiare, un caregiver
che potesse instillargli le gocce, creava questa numerosità di prescrizioni perché si rendeva conto di non aver ricevuto la goccia nell'occhio e quindi a furia di tentativi i flaconcini finivano. Questo per dire che è veramente molto difficile andare a misurare l'aderenza. Nella nostra, noi siamo la seconda azienda ospedaliera universitaria del Piemonte e con il servizio farmaceutico territoriale dell'ASL di Novara, sul quale noi induciamo tantissime prescrizioni, abbiamo condiviso nell'ambito di commissioni che ci vedono compartecipi, di erogare comunque per i pazienti le terapie del primo ciclo e di monitorare un'aderenza indiretta, come è stato ovviamente detto, sul territorio, andando, siccome in qualche modo, soprattutto sui inibitori di PCSK9, stiamo parlando di terapie costose, quindi verosimilmente terapie prescritte, a carico SSN, di andare a monitorare il numero delle confezioni e o comunque il ritiro delle confezioni presso l'AS di residenza del paziente, con un report che ogni sei mesi il servizio farmaceutico ci presenta, in modo tale da poter avere un'informazione da dare ai nostri prescrittori, ai nostri clinici, quale indicatore di aderenza terapeutica, perché tutto quello che è stato detto riguardo ai farmaci polipemizzanti è ampiamente sottolineato appunto nel rapporto dell'AIFA, e dice che, aggiungo a quello che ha detto il professor Musumeci e me lo sono scaricato mentre parlava, che effettivamente la discontinuità nella terapia polipemizzante è dovuta spesso al fatto che l'interruzione non generi immediatamente un sintomo sfavorevole per il paziente. Quindi questo è un grosso problema. Il PNRR, quindi tutta la parte della digitalizzazione, potrebbe supportarci nel momento in cui potessimo avere una cartella clinica condivisa, specialista, farmacista che eroga a livello ospedaliero del servizio sanitario del farmaceutico dell'ASL la terapia, medico di medicina generale, in modo tale che, come è stato detto, gli attori che sono coinvolti in qualche modo abbiano un cruscotto condiviso. La formazione di tutti noi, quindi sanitari e dei pazienti, con una sensibilizzazione all'importanza della aderenza e della continuità nella gestione e nell'assunzione della terapia è un punto assolutamente da percorrere, e vi ringrazio. Grazie Alessia Pisterna anche per la sottolineatura della complessità delle questioni legate all'aderenza, alla necessità di supporto ai pazienti nei percorsi personalizzati. Il dottor Musumeci lo faremo parlare dopo il direttore dell'unità di cardiologia e clinica delle malattie cardiovascolari e del Policlinico San Martino di Genova, Italo Porto. Sì, buongiorno. Allora, io parlo prevalentemente nella mia veste, sia diciamo organizzativa, sono il direttore della cardiologia, sia clinica, io faccio il cardiologo interventista e tratto tanti pazienti con sindrome coronarica acuta. Quindi la mia è una visione clinica influenzata dal fatto che il grande ospedale come il nostro ha un grande carico di prevenzione secondaria, cioè sono i pazienti con sindrome coronarica acuta che arrivano e che arrivano in centinaia, debbono essere trattati, valutati, ottimizzata la terapia. Ovviamente sono quelli in cui la terapia ipolipemizzante ha maggiore efficacia, ma dall'altra parte sono anche quelli che hanno una aderenza non ottimale. Uno dei problemi che vorrei evidenziare è che spesso e volentieri nei 3-4 giorni di ricovero con una sindrome coronarica acuta, il malato manco si rende conto di che cosa gli è successo. Quindi non capisce e non c'è il tempo di spiegargli bene che che ha una patologia pericolosa, diciamo, pericolosa per la vita, ma pericolosa seriamente,
e magari lui non prendeva alcun farmaco ed esce fuori con 4 o 5 farmaci, ripeto, dopo un ricovero ormai brevissimo, 4 giorni, ed esce fuori con un cocktail di farmaci di cui non capisce l'utilità, spesso e volentieri non ha, come dire, avuto nemmeno il tempo di realizzare esattamente cosa gli è successo. Notate che ormai tutti i pazienti fanno l'angioplastica per via radiale, dura mezz'ora, un'ora, sono in piedi subito dopo e anche se hanno un infarto STEMI vanno a casa in quarta, quinta giornata. Non c'è il tempo tecnico, soprattutto nei grandi policlinici che hanno un turnover gigantesco, sostanzialmente di parlarci di un malato. E quindi non si ha la percezione reale di che cosa si è avuto. Questo fa sì che, secondo me, è uno dei punti fondamentali, che il primo contatto con magari la terapia ipolipemizzante per malati ad alto rischio è la sindrome coronica acuta, cioè il primo infarto. C'è tantissima gente che avrebbe dovuto prendere la terapia ipolipemizzante molti anni prima, non l'ha presa, è arrivata in ospedale e a quel punto, ripeto, viene caricata di farmaci di cui globalmente non capisce l'utilità. Allora a questo punto è fondamentale il counseling ed è fondamentale che questi malati vengano rivisti, magari rivisti a breve. Ecco, noi abbiamo creato da qualche anno un ambulatorio delle sindromi coronariche acute a cui afferiscono dopo un mese tutti i pazienti, dopo 6 mesi, un anno, un numero selezionato di pazienti, nei quali quello che facciamo è fondamentalmente, oltre a visitare il paziente, oltre a parlarci, oltre a rassicurarlo, oltre a rispondere ai suoi dubbi, è anche quello di rinforzare il messaggio della utilità fondamentale della terapia ipolipemizzante, con farmaci magari che hanno anche un effetto sull'aderenza. Io spero che l'arrivo dell'inclisiran sia cruciale nel poter trattare questi pazienti, perché effettivamente sappiamo che l'aderenza anche con le pillole è ridotta e non c'è sostanziale modo di comprimerla oltre, di comprimere un'aderenza sotto un certo livello. Il problema che noi abbiamo da un punto di vista organizzativo sono i numeri. Noi trattiamo 500, 600 anche sindromi coronariche acute all'anno. Se tutti quanti, diciamo 500, se tutti quanti li rivediamo 3 volte in un anno, sono 1500 visite soltanto fatte per la sindrome coronarica acuta. È impensabile, non è realistico che questo si possa fare in un grande ospedale, perché prevede 1500 visite per 52 settimane, fate i conti. Sono, diciamo, dovrei dedicare 2 cardiologi tutti i giorni a fare questo, il che è impensabile. Per cui c'è un grosso problema che si connette con quello dell'aderenza, che è come motiviamo questa gente, che sono, ripeto, legione, sono tantissimi, come gli spieghiamo e gli rispieghiamo l'importanza di prendere i farmaci e dell'aderenza, come le monitoriamo questa aderenza. E io credo che il futuro, oltre al potenziamento della parte territoriale, nel nostro caso la cardiologia territoriale, secondo me siamo molto lontani dai medici di medicina generale, ma veramente lontani, perché la percezione che noi abbiamo qui sull'aggressività della terapia ipolipemizzante non è assolutamente condivisa sul territorio, non c'è assolutamente, siamo molto lontani. Io ho speranza nei cardiologi del territorio, un po' meno francamente negli MMG. Ma io credo che una delle possibili pathway sia quella dell'utilizzo di personale non medico, perché molta di questa aderenza deve essere rinforzata in maniera non medica con l'utilizzo di app, con l'utilizzo di, diciamo, di sistemi di monitoraggio, di EL, e l'utilizzo di figure intermedie non mediche, quali infermieri, tecnici, che siano in grado anche di creare dei meccanismi di, quindi di engagement molto più diretto con il paziente. È palese che io uso i cardiologi interventisti per fare l'ambulatorio delle sindrome coronariche acute, ma sono 5. Come faccio? Cioè, posso togliere un cardiologo interventista dalla sala tutti i giorni? Lo faccio, ma è folle. Uso un cardiologo super, iper, extra specializzato per rinforzare il messaggio di prendere le statine. Chiaramente il gioco non vale la candela. Secondo me è fondamentale l'utilizzo di strategie innovative della e-health,
l'utilizzo di figure non mediche per il rafforzamento che debbono essere, diciamo, quindi i politici ci devono aiutare su questo. È impensabile che non ci sia, come dire, delle figure sul territorio che rinforzino questo tipo di messaggi, che non possono essere altro che infermieri o tecnici. So di essere provocatorio e credo che qualunque farmaco noi mettiamo dentro, adesso con l'inclisiran va bene, gli faremo una punturina una volta ogni 6 mesi, ma quanto dura se il messaggio non viene rinforzato? Se tu hai una sindrome coronarica acuta a 53 anni, hai un rischio di morire molto alto se non prendi la terapia nei prossimi 10-15 anni. Se la prendi hai un rischio parecchio più basso. Su questo, se noi l'allunghiamo nel tempo, l'effetto indotto dalla terapia polimimizzante, dall'aderenza alla terapia polimimizzante, se l'allunghiamo di 10-15-20 anni, l'effetto è gigantesco, massivo in termini di eventi. Per cui, ripeto, e questi pazienti non sono tutti agganciabili per 20 anni in un ambulatorio di un grande ospedale. Devono essere eseguiti sul territorio e ci devono essere delle figure specifiche. Ribadisco, io non credo che possano essere gli MMG o sono, diciamo, purtroppo poco, diciamo, fiducioso, perché il meccanismo e la percezione di un rischio a lungo termine è complicato da trasferire, quindi credo che ci debbano essere delle figure intermedie e spero che in futuro ci saranno. Vi ringrazio. Grazie Italo Porto. E il dottor Giuseppe Musumeci, direttore della cardiologia dell'Ordine Mauriziano di Torino. Buongiorno, vabbè, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Devo dire che condivido tutto quello che è stato detto, e già è stato detto sostanzialmente tutto sull'argomento, cioè ormai abbiamo imparato che il colesterolo è un fattore causale, è il fattore causale della principale causa di morte nel mondo occidentale, e a differenza del passato abbiamo tutte le armi terapeutiche per ridurlo questo colesterolo, per ridurre le LDL. Cioè, prima avevamo soltanto le statine, poi si è aggiunta le ezetimib, ora abbiamo sia gli anticorpi monoclonali, sia il silenziatore dell'RNA messaggero, sia un nuovo farmaco orale, appunto l'acido bempedoico. Il tema è un tema culturale, quello che è stato già accennato, quindi di inerzia terapeutica, cioè dobbiamo usarli questi farmaci, e poi il tema che accennava anche Ito, ma è stato già discusso, dell'aderenza terapeutica. Ora, secondo me innanzitutto dobbiamo usare i farmaci, quindi prendere consapevolezza che ridurre questo LDL riduce gli eventi avversi cardiovascolari, come brillantemente ci ha mostrato sia Giuseppe sia Nuccio Marra, e quindi utilizzare i farmaci. Per utilizzare questi farmaci, barcamenandosi anche attraverso le barriere che sono create a livello amministrativo, bisogna organizzarsi principalmente all'interno dell'ospedale. Quindi quello che diceva Idole Sacrosanto, noi non possiamo seguire a lungo termine questi pazienti, perché sono circa 500 l'anno, diciamo, le SCA, però quantomeno possiamo impostare la terapia di dimissione. Una volta che è impostata una buona terapia di dimissione, poi spesso questa terapia viene seguita, quindi non c'è solo un problema di aderenza, ma c'è un problema di non impostazione di una terapia adeguata alla dimissione, pensando poi a un approccio cosiddetto stepwise, cioè sistemare le cose dopo non vengono mai sistemate. Per fare questo bisogna guardare l'LDL all'interno del reparto di cardiologia, quindi al briefing, cosa che non sempre viene fatta o veniva fatta, prendere in considerazione tutte le armi terapeutiche, quindi non solo statine e ezetimib, ma anche gli anticorpi, piuttosto che il SIRN, piuttosto che l'acido bempedoico, e di mettere il paziente in una terapia ottimizzata. Prima sentivo la farmacista dell'ASL Città di Torino che parlava di telemedicina, ne ha parlato anche Eleonora Cerutti, e telemedicina è fondamentale, perché noi per esempio i pazienti in inibitori PCSK9 li vediamo tutti a 6 mesi in telemedicina, questo serve a garantire l'aderenza, a controllare il target di LDL e a rinnovare la scheda di monitoraggio, quindi il piano terapeutico. Quindi telemedicina è molto utile. La ricetta nella mia testa è, senza necessariamente guardare al territorio,
che è una cosa che purtroppo non riusciamo a fare, ottimizzare la fase intraospedaliera con una collaborazione stretta tra cardiologo e farmacista ospedaliero e poi va da sé farmacista chiaramente dell'ASL di residenza. Riuscire a condividere le scelte terapeutiche col farmacista e seguire i pazienti in telemonitoraggio con azioni condivise, ripeto, col farmacista ospedaliero e dell'ASL è qualcosa che può ottimizzare il trattamento del paziente. Noi lo stiamo facendo, trattiamo il 20% dei pazienti già a dimissione con inibitore PCSK9, lo facciamo, ripeto, grazie alla farmacia ospedaliera, quindi il lavoro di Leonora è eccezionale, anche il lavoro ovviamente del direttore del Naisa Gasco. Questo ci permette di rivedere i pazienti a 6 mesi in telemedicina, farlo anche assieme ai farmacisti. Abbiamo il 92% dei pazienti a target a 6 mesi. È chiaro che poi lo step successivo è andare sul territorio, ma già partire in fase intraospedaliera permette di impostare la terapia. Grazie. Grazie, condivido tutto. Non sarei così disperato sul rapporto con i servizi sanitari territoriali. Nelle ASL in cui c'è l'ospedale, il territorio è insieme, la cosa ovviamente è più semplice, funziona meglio, ma credo che anche la collaborazione tra la farmacia del Mauriziano e la farmacia della città di Torino, che oggi è stata rappresentata, sia possibile. E anche ma è chiaro, ma scusa sì. Se ti interrompo, questo sì, ovviamente è chiaro. Il problema qual è? Che se non si imposta la terapia in fase di dimissione, quindi se il paziente non prescrive i farmaci, cosa che prima avveniva, chiaramente poi non ci può essere neanche una prosecuzione sul territorio. Quindi noi stiamo parlando di una situazione in cui i pazienti non vengono dimessi con una terapia ottimizzata. Quindi noi che siamo qui presenti facciamo parte di un'elite di cardiologi che crediamo tanto in questo tipo di terapia e la usiamo alla dimissione, ma alla dimissione, ad esempio, anticorpi che non usate nel 3% dei pazienti. Quindi se non iniziamo a lavorare a livello intraospedaliero non possiamo lamentarci del territorio. Il territorio non funziona perché non funzioniamo noi. Se noi iniziamo a ottimizzare la terapia, chiaramente poi magari il territorio segue, il territorio in realtà funziona. Non so se è chiaro il messaggio. Chiarissimo, grazie. Allora, siamo all'intervento conclusivo per la Regione Liguria, che può anche riprendere molti degli stimoli che sono stati manifestati in questo evento. Barbara Rebesso, direttore politiche farmaco a Lisa. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio naturalmente per l'invito. Allora, io non sono riuscita a seguire tutta, diciamo, l'evento perché sono stata chiamata in direzione generale, quindi ho ascoltato alcuni stimoli veramente interessanti e avevo anche preparato alcune diapo per fare un'analisi della situazione riferita alla nostra regione. Quindi se volete le possiamo condividere. Vi propongo questi dati dell'AIFA che appunto focalizzano l'attenzione sul consumo dei farmaci polipeptidizzanti ed evidenziano come già si evidenzia un certo gradiente tra diciamo sud e nord con un maggiore assorbimento di risorse e soprattutto un maggiore utilizzo o una maggiore appunto prescrizione di questi farmaci nel sud rispetto al nord. E per quanto riguarda la nostra regione vediamo che a dispetto del fatto che sappiamo siamo una regione anziana, effettivamente proprio la prescrizione, l'utilizzo di questi farmaci è minore rispetto alla media italiana. Il dato diciamo positivo lo ritroviamo in questa analisi riferita che confronta i dati di consumo del 20 con il 21, dove si evidenzia un incremento diciamo di consumo che è superiore a quello italiano, quindi
lo leggo come una tendenza al riallineamento. E si rileva in quest'ultima parte della diapo che invece nell'analisi 14-21 si evidenzia una diminuzione di spesa rispetto appunto tra il 21 rispetto al 14, dovuta, come sappiamo, al fatto che molti di questi farmaci in questo intervallo di tempo sono stati genericati. Poi, come sappiamo, per quanto riguarda i consumi, abbiamo evidenziato nella nostra regione un aumento dei consumi di statine e anche un incremento di utilizzo dei nuovi farmaci, che letto dal punto di vista della spesa dà questo tipo di risultato, cioè le statine sono state genericate, quindi a fronte comunque di un incremento di consumo c'è stata una riduzione della spesa che invece aumenta in maniera non proporzionale all'aumento dei consumi per quanto riguarda i farmaci ad alto costo. Poi per quanto riguarda il tema della prevalenza e dell'aderenza, vediamo che diciamo l'accesso al farmaco, l'utilizzo del farmaco è maggiore nei maschi rispetto alle femmine, questo sia a livello della nostra regione che anche a livello italiano. E per quanto riguarda i dati di aderenza, che possiamo con tutti appunto naturalmente i limiti di questa analisi, che possiamo leggere attraverso un indicatore proxy che sono le DDD per utilizzatore anno, che vediamo nella nostra regione essere assestarsi a 275, quindi lievemente inferiori a quello della media italiana. Se invece il dato viene letto rispetto alla mediana, siamo diciamo leggermente più virtuosi rispetto alla media italiana. Volendo, abbiamo poi disaggregato i dati nella nostra regione per fascia di età e si vede che c'è un maggiore utilizzo di farmaci in queste diciamo fasce d'età che vanno da 55 a 64, 65, 74 e ancora 75-84, sempre con quella differenza che abbiamo visto come dire, già evidenziata dai dati AIFA relativamente al fatto che nei maschi c'è un maggior utilizzo, maggiore prescrizione di questi farmaci rispetto alle femmine. Poi alcuni spunti da condividere su alcune attività che appunto stiamo realizzando o abbiamo realizzato nella nostra regione. Quindi nella nostra regione abbiamo creato prima di tutto questo gruppo di lavoro finalizzato a assicurare l'appropriatezza prescrittiva nell'ambito prescrizione dell'erogazione attraverso canale della convenzionata. Quindi sappiamo che gli strumenti di appropriatezza prescrittiva per questi farmaci sono le note e i registri. Abbiamo appunto costituito questo gruppo di lavoro che vede la partecipazione dei farmacisti territoriali di tutte le ASL e dei direttori sanitari e di presidio delle ASL, con lo specifico obiettivo di licenziare degli indicatori di appropriatezza farmacologica regionali per fare in modo che le analisi di appropriatezza vengano fatte appunto in maniera uniforme in tutta la regione utilizzando gli stessi indicatori. Prima di questo nostro intervento ogni ASL utilizzava indicatori di appropriatezza specifici e diversi, che rendeva un poco più difficile avere una visione d'insieme della situazione. In questo modo su tutte le aree terapeutiche abbiamo indicatori che vengono uniformemente applicati e letti in tutta la regione. E in particolare poi per quanto riguarda gli indicatori che abbiamo licenziato relativamente alla appropriatezza prescrittiva nell'ambito di questa famiglia di farmaci, abbiamo per quanto riguarda gli inibitori dell'HMG-CoA reduttasi individuato questo indicatore, cioè un indicatore riferito alla sicurezza, che ha quindi come valore atteso lo zero, perché andiamo a intercettare eventuali prescrizioni di inibitori dell'HMG-CoA reduttasi associati a farmaci
la cui contemporanea associazione appunto con le statine potrebbe dare problemi di sicurezza. E poi abbiamo licenziato questo indicatore che va a monitorare il consumo in unità posologica degli omega 3, perché abbiamo evidenziato nella nostra regione un'importante spesa riferita a questi farmaci, evidenziata anche tra l'altro dal report AIFA, e quindi abbiamo ritenuto di tenere sotto controllo questo tipo di prescrizione. Poi, sempre riferita all'appropriatezza, andiamo a monitorare le prescrizioni di ezetimibe in monoterapia, che sappiamo non essere appropriate al netto di specifiche situazioni che quindi saranno poi oggetto della disamina. Ed infine, sempre per quanto riguarda la prepotenza prescrittiva, andiamo a intercettare le prescrizioni di associazioni di statine modificatori di lipidi in pazienti naive, che non abbiano quindi prima avuto accesso alla prima linea di trattamento. E i dati di questo, appunto, di questo intervento sono in progress, perché abbiamo adottato questi indicatori recentemente. Cioè, l'attività che è stata fatta è stata quella di uniformare in tutte le ASL gli indicatori, quindi avremo poi i dati prossimamente. Abbiamo poi licenziato con la professoressa Pisciotta, che appunto segue questo webinar e che è, che è il direttore scientifico di questo progetto, un progetto di farmacovigilanza finalizzata appunto al, come vedete dal titolo, al monitoraggio dell'intolleranza alle statine in pazienti a rischio cardiovascolare molto elevato o affetti da ipercolesterolemia familiare eterozigote, per la gestione appropriata dei farmaci ipolipidemizzanti. E quindi l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di innanzitutto realizzare un'attività di assicurazione del profilo di sicurezza dei farmaci nella real world, e appunto, come mi sembra sia stato fortemente evidenziato negli interventi che mi hanno preceduto, attenzionare il problema dell'aderenza, della sicurezza, che possono essere realizzati attraverso un forte coinvolgimento dei pazienti e dei prescrittori, e appunto produrre sviluppare un'attività di divulgazione e formazione proprio per ingaggiare in maniera efficace, coinvolgere in maniera efficace sia i prescrittori che i pazienti. Quindi siamo partiti dalla definizione di intolleranza alle statine per assicurare l'uso appropriato e la prescrizione appropriata dei farmaci di seconda linea, e poi è stato previsto tutta una modulistica ad hoc molto articolata, proprio per andare a seguire sia l'appropriatezza della prescrizione che l'eventuale insorgenza di eventi avversi. E la sintesi di dell'attività prodotta, e quindi questi sono i dati preliminari che sono anticipo in maniera assolutamente non divulgativa, perché trattandosi di un progetto AIFA, poi i dati ufficiali dovranno essere conferiti ad AIFA, ma abbiamo fatto questa elaborazione per condividerla con voi e per avere un po' un'idea dei risultati veramente preliminari. E quindi risulta che nel periodo di osservazione sono stati trattati 224 pazienti con farmaci inibitori anti-PCKS9. Di questi 224 pazienti, 35 hanno interrotto il trattamento, e quindi l'84% l'hanno al contrario proseguito. E per quanto riguarda l'appropriatezza d'uso, abbiamo rilevato che di questi 224 pazienti, in 9 pazienti la prescrizione degli anti-PCKS9 sia stata fatta, quindi nel quasi 16% di questi pazienti, senza una precedente linea di trattamento, di prima linea.
Questa è l'analisi degli anticolesterolemizzanti che sono stati assunti prima della prescrizione dell'anticorpo monoclonale. Come sappiamo, l'AIFA ha tra l'altro licenziato un nuovo format che dovrà essere compilato, che permette di approfondire ulteriormente sul profilo di appropriatezza di prescrizione di questi farmaci. E siamo poi andati a monitorare le segnalazioni di farmacovigilanza per statina e abbiamo rilevato qui una importante necessità di intervenire con azioni di miglioramento, perché abbiamo visto, per esempio, prima che erano 9 i pazienti che hanno iniziato il trattamento con l'anti-PCKS9, essendo quindi switchati senza passare dal trattamento di prima linea, e vediamo qua in realtà nessuna segnalazione di reazioni avverse da statina, se non una. Quindi diciamo c'è sicuramente un lavoro da fare assieme di coinvolgimento dei pazienti, informazione dei pazienti, coinvolgimento dei prescrittori. E proprio a questo riguardo uno dei progetti che è in corso di realizzazione è proprio quello che vede il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Abbiamo iniziato in alcune ASL a condividere i nuovi indicatori di appropriatezza prescrittiva che ho prima sinteticamente presentato, e proprio l'idea è quello di sistematizzare questa attività per coinvolgere fortemente i medici di medicina generale nella appropriatezza prescrittiva. E recentemente abbiamo avuto l'opportunità, anzi ringrazio il professor Porto che ha organizzato un interessante momento di approfondimento, un convegno a Genova proprio sul tema della appropriatezza prescrittiva dei farmaci ipolipidemizzanti, e abbiamo condiviso alcuni punti. Diciamo, noi come regione, noi come tutte le regioni d'altronde, abbiamo l'opportunità di avere un grosso patrimonio di dati che permettono tra l'altro di tracciare in maniera puntuale la storia dei pazienti, perché attraverso un codice anonimo univoco abbiamo l'opportunità appunto di tracciare la storia sanitaria di un paziente per quanto riguarda l'assorbimento di risorse, quindi parlo di farmaci, parlo di accessi a pronto soccorso, parlo di ricoveri ordinari, e quindi anche utilizzare queste informazioni per leggere anche le risposte in termini di efficacia e di sicurezza diciamo, ai trattamenti offerti dai pazienti. Sicuramente sarà necessario lavorare assieme e, come dire, proprio a rendere ancora più efficace la sinergia con i clinici, proprio per arrivare a promuovere al massimo l'appropriatezza. Tra l'altro abbiamo al momento a disposizione farmaci molto efficaci e molto potenti, per i quali abbiamo fatto anche un ragionamento sulla tempistica di utilizzo, no? In molti casi, nel rispetto delle indicazioni della scheda tecnica, è necessario assicurare un tempestivo accesso ai farmaci ipolipidemizzanti di nuova generazione in specifici setting di pazienti. Quindi dovremo sicuramente migliorare proprio il setting organizzativo erogativo per garantire un accesso che sia appropriato. E quando parliamo di appropriatezza non ci possiamo limitare a parlare solo dell'indicazione, ma dobbiamo garantire un'appropriatezza in termini di tempestività di accesso e di continuità nell'accesso, cioè dell'aderenza. Direi che questi sono un po' le due sfide su cui la parte di governance, quindi i sistemi sanitari regionali con i clinici, devono assolutamente affrontare. Nella scaletta delle cose, degli argomenti che mi faceva piacere condividere, ho messo anche il tema della farmacia dei servizi, perché come sapete
avremo, perché in realtà poi operativamente il progetto farmacia e servizi non è ancora partito, perché è rimasto in capo al Ministero del Dottor Urbani, che appunto, avendo poi al momento lasciato il Ministero, non ha completato il percorso di approvazione, ma diciamo avremo questo strumento, che è quello della farmacia e servizi, in capo alla quale è posta tutta un'attività di collaborazione col sistema sanitario proprio per promuovere, per esempio, il monitoraggio dell'aderenza. E quindi non dobbiamo dimenticare che, come dire, tra gli attori che partecipano alla promozione della salute abbiamo anche la parte della farmacia dei servizi, che proprio in virtù della capillarità può svolgere un ruolo importante proprio nell'empowerment del paziente, nell'ingaggiare il paziente. E questo, diciamo, un po' con questo direi che, perché poi sul progetto farmacia dei servizi sicuramente abbiamo realizzato come dire, tutte le attività che più o meno tutte le regioni sono state realizzate, ma direi che con questo mi sembra avere un po' provato a toccare i temi, a condividere i temi che appunto mi faceva piacere toccare assieme a voi. Grazie, ha toccato veramente tutti i temi che una agenzia regionale è incaricata di toccare con dei progetti veramente di rilievo. Siamo all'intervento conclusivo per la Regione Piemonte. Last but not least, come si dice, Ferdinando Varbella, direttore della cardiologia dell'ospedale di Rivoli. Grazie dell'invito, mi fa piacere essere qua con voi, con gli amici Giuseppe, Gaetano e anche le colleghe Italo che ho visto, seguito, e professor Patti e le colleghe farmaciste, il cui ruolo è molto importante. Ma il mio intervento è molto breve perché avete già detto tutto. Noi abbiamo in ASL Torino 3 oltre 700 pazienti in trattamento con inibitori PCSK9. Il lavoro con la farmacia è ottimo, nel senso che noi li prescriviamo durante la dimissione, durante la fase ospedaliera, la dimissione, il paziente riusciamo a somministrare la prima somministrazione in ospedale, quindi il paziente va a casa con la prima confezione e ritorna da noi esclusivamente per il rinnovo ogni 6 mesi del piano terapeutico. Abbiamo un ambulatorio dedicato. In questo ambulatorio abbiamo inserito anche i pazienti in Clisiran, quindi nell'ambulatorio dedicato al rinnovo dei piani terapeutici prescriviamo e somministriamo anche il farmaco in Clisiran, questo sia, e facciamo la somministrazione in questo caso sempre ospedaliera. Per quanto riguarda l'introduzione dell'acido bempedoico, io credo che fornisca un'ulteriore opportunità nell'armamentario, perché le terapie iniettive non sono per tutti. Questi 700 pazienti che abbiamo negli anni, noi abbiamo iniziato sin dall'inizio dal 2016 ad utilizzare, quindi abbiamo un grosso componente di storico, rappresentano più o meno il 20% dei pazienti acuti che noi trattiamo. Quindi il 20% dei pazienti con sindrome coronarica acuta escono con un inibito, con un trattamento iniettivo. Il resto è tutta terapia orale, quindi ben venga l'associazione precostituita rosuvastatina e zetimibe o atorvastatina e zetimibe, ben venga l'acido bempedoico, soprattutto per gli statini intolleranti. Credo che questa sia la categoria principale di pazienti che dovremo trattare, gli statini intolleranti, pazienti magari anziani che in prevenzione secondaria, non dimentichiamoci che il paziente anziano giova del trattamento ipolipemizzante, mentre viceversa in prevenzione primaria, oltre i 75 anni, io credo che si possa anche deprescrivere questo tipo di medicamenti, mentre in prevenzione secondaria il farmaco va dato, cioè il paziente infartuato, vasculopatico, anche l'ottantenne, va tenuto a target. In conclusione, abbiamo un armamentario completo a disposizione. Io mi auguro che anche le possibilità prescrittive di acido bempedoico siano allargate, non escluderei anche ovviamente gli specialisti ambulatoriali, ma anche i medici di medicina generale, vedremo cosa, chi potrà, come si potrà prescrivere, ma fornirà un ulteriore aiuto, perché dicevo la terapia iniettiva rappresenta solo un quarto delle nostre possibilità terapeutiche. I tre quarti sono giocati
tutti sulla terapia orale. E i pazienti, devo dire che molto spesso preferiscono la terapia orale. La terapia iniettiva è adatta a pazienti molto complianti, molto pronti a venire in ospedale almeno due volte all'anno per inclisiran o più volte per ritirare il farmaco. Quindi ci vuole una compliance, pazienti giovani, pazienti in gamba, paziente invece magari meno compliante, credo che la terapia orale sia ottima e va insistito, questo ruolo dei medici di medicina generale, che devono garantire l'aderenza alla terapia. Noi prescrittori superare l'inerzia prescrittiva che ci caratterizza. I medici di medicina generale controllare l'aderenza. Inerzia e aderenza sono due momenti fondamentali per avere i pazienti a target e poterli curare bene. Grazie ancora della possibilità di parlare. Grazie Ferdinando, hai fatto un'ottima sintesi anche per Franco Ripa, che è il direttore della programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione Piemonte e che si è collegata adesso e che potrà quindi concludere l'evento. Oggi abbiamo parlato, Franco, di questioni di sostenibilità delle innovazioni terapeutiche, di aderenza alla terapia, di come favorirla, e poi di nuovi modelli organizzativi che si impongono da tutto questo insieme di innovazioni terapeutiche. In particolare la necessità della multidisciplinarietà, della collaborazione tra ospedali e servizi sanitari territoriali, sia che siano nella stessa azienda, sia che siano in due aziende diverse, e poi anche la necessità di percorsi personalizzati. La Regione Liguria, la direttrice della politica del farmaco dialisa, ha presentato i propri progetti di appropriatezza prescrittiva, di farmacovigilanza, di coinvolgimento dei medici di medicina generale e di farmacia dei servizi. E la Regione Piemonte? A te. Non la sentiamo. Eccoci, ora mi sentite, perfetto. Ma grazie dell'invito, saluto Giulio Fornero, che è uno dei miei maestri, come ho sempre detto. Saluto anche Ferdinando Varbella, di cui devo ricordare che io sono stato il suo direttore, per cui qualche anno fa abbiamo lavorato anche assieme al San Luigi facendo un bellissimo progetto sull'emodinamica. È chiaro che il tema di oggi è sicuramente caldo, perché parliamo di sostenibilità e credo che tra i vari determinanti della sostenibilità, forse uno di quelli su cui bisognerà fare molti ragionamenti in futuro è proprio la parte dei farmaci, perché tecnicamente è quella un pochino più complessa da controllare, in quanto le procedure che portano poi all'utilizzo del farmaco per certi versi sono un po' meno complesso rispetto ad altri setting come le sale operatorie, perché sulle sale operatorie possiamo controllarlo in qualche modo, il costo del personale lo possiamo controllare, invece la filiera di controllo sul farmaco è un po' più complessa. Per cui dobbiamo, diciamo, stringere un'alleanza tra tutti, tra chi si occupa più di aspetti manageriali, di clinici, per cercare di trovare fondamentalmente un modello che deve essere assolutamente legato all'innovazione, perché l'innovazione è fondamentale in quanto ci permette di curare meglio, ci permette di aumentare la qualità della vita, aumentare anche la lunghezza della vita. Però ovviamente l'innovazione molte volte si coniuga ai costi e quindi va inclusivamente governata con un approccio di sistema. Come? Facendo innanzitutto un lavoro molto preciso di HTA, perché poi parliamo tutti di HTA, ma poi è necessario anche che effettivamente l'HTA sia messa a terra, ma anche andando a utilizzare degli indicatori un po' anche rinnovati. Adesso si parla molto di value, di valore, credo che questo potrebbe essere un determinante che dovrebbe sempre più entrare nell'ambito appunto degli studi di farmacoeconomia, che fondamentalmente vuol dire quanto miglioriamo la salute per unità di dollaro o di euro speso. Poi possiamo dire che è un po' complesso, no? Perché poi bisogna avere i sistemi informativi che riescano in qualche modo a darci qualche valore, però
almeno come elemento di filosofia e di impostazione progettuale degli studi di valutazione, sicuramente lo dobbiamo mettere a posto. E poi c'è un altro tema, che non è una brutta parola, che si chiama budget. Io provocatoriamente, quando qualcuno mi viene a chiedere ma posso fare questo, dico tu puoi fare tutto, l'importante è che rimani all'interno dei budget, perché rimanere all'interno dei budget vuol dire fondamentalmente dare sostenibilità al sistema. Quindi il budget non è una brutta parola, ma è un elemento di riferimento. L'altra cosa, come ha detto giustamente prima Ferdinando, quando scendiamo sempre più nell'ambito di quella che è l'utilizzo operativo, ci sono due aspetti che sono fondamentali. Uno è la prescrizione, l'altro è l'aderenza terapeutica, che sono, diciamo, degli elementi che devono essere però attentamente monitorati con delle attività di audit continue. Forse nell'ambito appunto del nostro sistema sanitario l'audit non è, diciamo, un modello valutativo così utilizzato. Invece dobbiamo effettivamente fare sì che ci raccogliamo delle informazioni tecniche che poi sono, diciamo, definite e riportate in quella che è la modellistica dei servizi. E l'altra cosa che diventa fondamentale, vado alla conclusione, che mette un po' assieme tutti questi elementi, si chiama appunto appropriatezza, che vuol dire appropriatezza nell'introduzione, che vuol dire appropriatezza nell'aderenza, che vuol dire appropriatezza in quella che giustamente Ferdinando ha chiamato inerzia prescrittiva, e quindi dobbiamo fare in modo che tutto sia appropriato. Questo ovviamente implica uno sforzo da parte di tutti, non è che ci possiamo sottrarre ai nostri doveri. Chi lavora con un ruolo più manageriale deve fare il suo ruolo, deve essere anche molto attento alla qualità, perché molte decisioni delle direzioni generali si vanno a ripercuotere sulla qualità, ma chi lavora sulla parte clinica deve anche capire che i costi dipendono anche da lui, la sostenibilità del sistema dipende anche da lui. E quindi dobbiamo trovare fondamentalmente una sintesi, un'alleanza che diventa fondamentale per riuscire realmente a rimanere all'interno della sostenibilità, che non è solo una parola utopistica, ma diventerà, è già l'elemento chiave per la sopravvivenza del sistema. Grazie. Grazie Franco. Con questo intervento sono concluse le relazioni. C'è ancora qualche replica da parte di qualche esperto del relatore? Se non ci sono repliche, con qualche minuto d'anticipo possiamo concludere questo evento, che è stato particolarmente interessante. Grazie ai relatori e agli esperti che sono intervenuti, grazie a tutti i partecipanti e al prossimo incontro. Grazie, arrivederci. Ciao Franco. Ciao, grazie. A tutti. Ciao. Grazie. We'll be right back.